Grazie per la presenza, grazie a chi ci segue, ci seguirà o ci guarderà registrato in streaming, perché siamo anche in streaming sui vari canali dei due soggetti che hanno organizzato l'evento, e questa è la prima e a mio avviso più importante notizia, perché con la collega Annalisa Corrado, che parlerà subito dopo di me, abbiamo fortemente voluto organizzare assieme, congiuntamente, questo evento che, per stare sul piccolo, io direi che è un evento di pace, perché acqua, energia e controversie vanno risolte in questa maniera, dialogando, e migliorare la gestione dell'acqua e autoprodurre energia da fonte rinnovabile indubitabilmente favorisce la pace sociale e anche internazionale. Io dirò due parole sul metodo, che in parte ho già detto, e poi sul merito, perché sul metodo l'ho detto, abbiamo voluto unirci su un progetto concreto, quindi qui, come capite bene, non è un'alleanza elettorale, pur assolutamente perseguibile, discutibile, visualizzabile caso per caso. Qui è un'alleanza assolutamente sul concreto, direi terra terra, acqua acqua, energia energia, e realizzabilissimo, perché è un qualcosa che già si fa, ma molto 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 meno rispetto a quello che si dovrebbe fare. È un progetto voluto da tantissimi, qui abbiamo dei relatori che rappresentano una grossa fetta di mondo civile, ovviamente col Diretti, col suo 1.000.000 e passa di associati, diciamo che quantitativamente rappresenta una grossa fetta di questo futuro. Poi abbiamo l'Associazione Nazionale Bonifiche, abbiamo Eco Futuro, abbiamo dei rappresentanti del mondo reale, perché qui vogliamo fare una cosa reale, concreta. Come sempre dimostreranno i vari relatori, come sempre non ci sono problemi tecnici, meglio, ci sono, ma sono superabili, quindi non è un problema tecnico, il problema come sempre è politico, di volontà politica. Quindi con oggi partiamo con qualcosa che si può fare assolutamente tecnicamente, poi avremo i relatori tecnici che ci dimostreranno che la questione rifiuti, quindi caratterizzazione, inertizzazione, si può fare. Sono già entrato nel merito, ma nel merito c'è poco da dire. Ho già detto che è un'istanza che viene dal mondo reale, non è un qualcosa che noi politici ci siamo inventati così una mattina svegliandoci per caso, ma è un qualcosa, è un'idea che, lo diciamo chiaro e tondo, non è nostra, è un'idea che viene da Ecofuturo, che già da credo un paio d'anni la promuoveva. L'abbiamo già diciamo così, annunciata l'anno scorso alla giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo dell'anno scorso, l'avevamo già sposata e adesso la portiamo avanti assieme, e ovviamente chiamiamo a raccolta tutti gli stakeholder, tutte le parti politiche. Parliamo di bacini artificiali, parliamo, a questo punto aggiungiamo anche i canali artificiali, tutte infrastrutture già realizzate. Poi naturalmente si può discutere anche di infrastrutture nuove, ma abbiamo già tantissima roba, cerchiamo di salvaguardare anche quella, visto che stiamo parlando di 7.000 miliardi di litri d'acqua, 7.000 miliardi di litri d'acqua che possiamo avere in più, e non mi sembra poca roba. Abbiamo naturalmente la parte del fotovoltaico galleggiante, che può produrre tanta energia, parliamo dell'ordine di grandezza di qualche gigawatt, e per voi che siete qui esperti e relatori sapete benissimo cosa vuol dire qualche gigawatt. Per il pubblico che ci segue da casa faccio capire che una grossa centrale a carbone è mezzo gigawatt, qui parliamo che possiamo realizzare qualche gigawatt di potenza, quindi decisamente un quantitativo piuttosto interessante. E diciamo che la parte minima è pulire i bacini, questa è la parte minima, lo chiamerei il minimo sindacale. Li abbiamo, puliamoli e recuperiamo questi 7.000 miliardi di litri d'acqua. Dopodiché fotovoltaico galleggiante, dopodiché vediamo se realizzare anche nuovi bacini, cosa che mi sembra assolutamente possibile e in certi casi indispensabile. Faccio un unico esempio concreto, che è quello della Sicilia, ma ovviamente vale per tutta Italia.
Dico la Sicilia perché? Perché è la regione più a sud ed è una regione che gli esperti ci dicono chiaro e tondo si sta desertificando proprio da un punto di vista assolutamente di suolo. Non è un'immagine metaforica, politica, sociale, è proprio un'immagine di suolo. La mezza Sicilia è assolutamente a rischio desertificazione e gli agricoltori e i coltivatori sono in enorme, enorme, enorme difficoltà perché non hanno acqua. Quindi al di là degli usi industriali e idrici potabili per bere, gli agricoltori sono in enorme difficoltà, naturalmente lo ribadirà Coldiretti che abbiamo qui presente. Ultima cosa e ho finito, una stoccatina su un discorso collaterale che sono gli 8 gigawatt di stoccaggio, perché i bacini ci possono servire, ci dovrebbero servire anche per fare stoccaggio, e bilanciamento della rete. Come sapete bene, bilanciare la rete costa e costa tanto. Ora abbiamo a disposizione già realizzati 8 gigawatt e anche in questo caso, ripeto, è tanta roba, anzi è sufficiente per fare il dispacciamento giornaliero, per fare il bilanciamento giornaliero. E questa sarà un'altra cosa su cui magari parliamone, perché a mio avviso grida vendetta che non si faccia. Quindi questa è l'unica cosa extra che butto in là, approfitto diciamo della situazione e diciamo così preannuncio. Passo la parola alla coorganizzatrice Annalisa Corrado. Grazie a tutti. Grazie veramente, siamo molto contenti, sono forse mesi che ragioniamo su questo evento e che collaboriamo con le persone che poi ascolteremo raccontarci delle questioni molto molto importanti, perché diciamo condividiamo la necessità di gestire con un approccio sistemico alcune delle sfide più importanti dei nostri tempi. Noi, la scienza ci dice che l'Italia è un hotspot della crisi climatica, quindi questo significa che noi siamo particolarmente esposti agli eventi meteorologici estremi, sia in termini di ondate di calore e anche siccità, ma sia, come abbiamo visto purtroppo e come vediamo drammaticamente, nella direzione opposta, cioè nelle alluvioni, precipitazioni estremamente intense, quella grandine terribile che abbiamo visto, eccetera, eccetera. Chi soprattutto vive i territori nelle varie accezioni, quindi in particolare anche l'agricoltura, sa bene di cosa si parla quando si parla di questi fenomeni. Tant'è che i numeri che proprio la Coldiretti e le altre associazioni diffondono ogni anno sui danni innanzitutto all'agricoltura sono sempre più spaventosi. Anche i rischi del nostro territorio rispetto alla siccità, alla desertificazione, all'erosione delle coste ci sono e sono molto seri, ed è evidente che tutto ciò non può essere gestito se non con un approccio sistemico che tenga conto di tutte le esigenze che poi si intersecano e si sovrappongono sui territori. Quindi noi stiamo parlando da una parte della necessità urgente di contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro paese, stiamo parlando della necessità urgente di potenziare, sostenere la biodiversità nel nostro paese, come anche stiamo cercando di fare tutti in Europa, no? Per sostenere i progetti che portano avanti il Green Deal, e abbiamo la necessità quindi di avere un approccio che potenzi la salute del nostro ecosistema, che è quella che ci può aiutare anche ad essere più resilienti e a concretizzare pratiche di adattamento dei nostri territori. Questa esigenza va ovviamente armonizzata con, appunto, e secondo noi è assolutamente in sinergia e in simbiosi con l'idea di rendere disponibile l'acqua, di saper gestire i diversi utilizzi dell'acqua che ci sono sul territorio. Ci si concentra molto spesso su quelli civili, ovviamente, anche per raccontare alla popolazione cosa si può fare per contribuire a evitare gli sprechi, ma poi i numeri, come vedremo nelle presentazioni successive, ci dimostrano quanto poi siano gli usi irrigui, gli usi industriali, gli usi per l'energia a farla da padrone poi nell'utilizzo delle acque, no? Quindi noi abbiamo voluto raccontare
una questione molto specifica, perché noi stiamo parlando della possibilità di realizzare degli impianti fotovoltaici flottanti in un sistema di bacini e di canali irrigui, ma in questa scelta che abbiamo fatto di un esempio specifico c'è tutto un portato di questioni che per noi sono fondamentali, tra cui la transizione energetica, che è quella che ci ha sempre, diciamo, accomunato e che in questo caso è più volte sollecitata in maniera positiva, perché da una parte, come giustamente ricordava Gianni Girotto, stiamo parlando di alcuni gigawatt di potenza realizzabile, quindi non di bruscolini. Consideriamo che noi dobbiamo fare 10 gigawatt all'anno, si parla di gigawatt che sarebbero realizzabili velocemente, non di gigawatt chissà tra quanti anni potrebbero essere disponibili, velocemente e con costi contenuti, che è l'altro fattore importante. E questi 5 gigawatt sono le stime della parte più immediatamente realizzabile, quindi ovviamente è un percorso che può iniziare. Tra l'altro l'energia fotovoltaica si produce meglio se c'è un raffrescamento retrostante degli impianti, quindi aumenta anche l'efficienza di produzione degli impianti fotovoltaici, e gli impianti fotovoltaici aiutano ad evitare l'evaporazione dell'acqua. Quindi in qualche modo c'è un rinforzo positivo fra le due istanze, invece che sempre un combattimento fra istanze diverse, no? Come siamo abituati a pensare, no? Ognuno porta la sua istanza e si fa un combattimento. In questo caso le istanze si rinforzano in maniera sinergica, quindi anche per questo ci piace particolarmente. Stiamo parlando quindi anche di implementare la resilienza dei territori e stiamo parlando di completare un'infrastruttura che in questo momento in questo paese ha bisogno di manutenzione straordinaria, perché ci sono molti bacini che lavorano male perché sono come dire, pieni di detriti in una parte importante della loro volumetria e quindi non riescono ad assolvere pienamente la loro funzione potenziale di accumulo dell'acqua. In altri casi ci sono impianti che non sono stati terminati e quindi non riescono proprio a sviluppare il potenziale per cui sono stati pensati e per cui sono iniziati i lavori. E poi c'è un problema anche di collegamento di rete fra questi bacini, tant'è che si parla di rete idrogeologica e non di un insieme di bacini. L'altro tema che, come giustamente accennavi, può entrare in questa strategia è quello dei sistemi di accumulo. Le rinnovabili vengono sempre, a nostro avviso, in maniera anche molto vetusta e strumentale, spesso tacciate di essere aleatorie, non programmabili, periodiche, eccetera, eccetera, cosa che in parte è vera, ma che in parte ormai è anche superabile e superata tecnologicamente, sia con tutti i sistemi di accumulo che si stanno studiando, sia con le forme di avvicinamento della domanda e dell'offerta che adesso sono flessibili, e sia con i sistemi predittivi che ci dà l'intelligenza artificiale, per cui adesso la potenzialità esprimibile da impianti fotovoltaici e eolici è molto più programmabile di prima, anche in tempi molto stretti, e di conseguenza anche la necessità di accumuli diventa più programmabile. Ovviamente uno dei sistemi di accumuli che già conosciamo e sperimentiamo da più anni è quello dei pompaggi, e quindi si lega ancora una volta alla gestione dell'acqua e dei bacini. Quindi insomma abbiamo scelto un esempio perché ci piace essere concreti, non ci piace parlare di massimi sistemi, ma crediamo, cioè ci piace anche, però non ci piace parlare di massimi sistemi senza poi raccontare qualcosa che questi massimi sistemi li incarni in maniera molto concreta, un po' come sono i cambiamenti climatici, no? Sono una questione globale, però poi le ricadute sono estremamente locali, estremamente precise. In questo caso i temi che vogliamo affrontare sono estremamente ampi, ma le possibilità di risolverli sono estremamente precise. E guarda caso parlano all'agricoltura in maniera molto positiva, all'industria in maniera molto positiva, alle potenzialità di sviluppo di lavoro sui territori, perché un grande piano di riqualificazione idrogeologica, di messa in sicurezza e ricostituzione delle reti idrogeologiche del nostro territorio, un grande piano di potenziamento e infrastrutturazione con le fonti rinnovabili dei nostri territori portano centinaia di migliaia di posti di lavoro sani, salubri, ben pagati, eccetera, eccetera. Quindi insomma, quando noi parliamo di esempi che raccontano il mondo che vorremmo vedere arrivare, teniamo insieme tutte queste storie qua, ci piace così. E quindi io ringrazio ancora Gianni Girotto per
la collaborazione molto proficua che abbiamo avuto in queste settimane per organizzare questo evento. Ringrazio tutti coloro che sono qui, quelli che ci stanno seguendo ovviamente in streaming, che sono collegati, e chiamerei come primo intervento il direttore generale dell'Associazione Nazionale, che non è NB, ma lo dice, sono le barbabietole. Esatto. Quindi Massimo Gargano, l'AMBI. AMBI, sì, AMBI. Sì, non mi, che non è più l'acronimo del nome esteso, esatto. Quindi volevo controllare il nome esteso, ma adesso a questo punto lo faccio dire a te. Grazie mille di essere venuto e a te la parola. Grazie. No, grazie a voi dell'organizzazione di questo momento importante, importante per l'economia del paese, importante per l'occupazione, è importante perché ne deriva in qualche modo una visione di futuro che credo sia utile e fattuale. È giusto avere avuto un problema nel ricordarlo, così mi presento, ma hai ricordato che è il caso che mi presenti. Quindi, allora, fatti i ringraziamenti ad Annalisa e a Girotto. I consorzi di bonifica, beh, che cosa fanno? Sostanzialmente due cose. Governano la manutenzione ordinaria, oramai straordinaria, su 231.000 chilometri di canali naturali ed artificiali, sei volte il giro del mondo. Danno l'acqua a 3 milioni e mezzo di ettari di pianura irrigata in maniera collettiva, e lo fanno con 950 impianti di sollevamento che lungo tutte le coste del paese, quindi da Trieste fino alla Liguria, quest'acqua la sollevano e la buttano in mare. Ricordiamoci questa espressione perché poi ci è utile per delle riflessioni che farò durante l'intervento. Produciamo con 342 impianti che abbiamo 700 milioni di kilowattora l'anno di energia da idroelettrico, la più pulita che esiste, e poi con 110 impianti la produciamo 8 milioni di kilowattori di energia, di megawattori, scusate, di energia, e questa è l'immagine che li racconta. Sui pannelli fotovoltaici galleggianti, sin dal 2009 abbiamo fatto la prima esperienza, credo che siamo dei soggetti da questo punto di vista che su questa tecnologia l'abbiamo in qualche modo consolidata. Da questo punto di vista che mi piace sottolineare il fatto che questi pannelli hanno tanti vantaggi, ma poi ci torno, ma ne hanno uno in più: non consumano suolo, non consumano suolo agricolo, non consumano cibo, non consumano spazi. E in un'Italia che oggi, anche oggi, avrà edificato 24 ettari di superficie agricola di questo paese per fare seconde e terze case sulle coste, generando tramite un eccesso di pressione antropica una pressione sulle risorse eccessiva, e da lì tutta la problematica del cuneo salino, dell'intrusione del cuneo salino sulle falde, e poi generano un impoverimento della presenza dell'uomo sulla dorsale centrale del paese, la dorsale appenninica. Anche lì c'è un impoverimento complessivo. Perché? Perché la mancata presenza dell'uomo trasforma quelle aree in aree importanti, in aree belle, in aree estremamente fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e quindi oliveti che si trasformano erroneamente in foreste vengono chiamati, sono oliveti che vengono abbandonati e vanno rapidamente soggetti ad incendi, e la percentuale di incendi che aumenta la dice lunga su questo. Il risultato è che quelle aree poi franano, e franano a valle. Molto molto semplice, e questo diventa non solo un rischio per cose e persone, ma diventa un elemento proprio di costo per la collettività eccessivo. Presentati i consorzi di bonifica, una brevissima cornice e poi tento di entrare nel merito. Una cornice operativa qual è? La cornice operativa, se la vogliamo vedere dal punto di vista proprio planetario, ma questo non tocca a me, io credo che sia la... però mi piaceva sottolinearlo. Leggiamo uno dei problemi di questo paese, quello dei flussi migratori, lo leggiamo in tanti modi, e poi ce n'è uno che sfugge sempre anche all'opinione pubblica, e questo mi sembrava un posto giusto per ricordarlo.
è l'acqua, è la mancanza d'acqua e di conseguenza la mancanza di cibo che genera tanti tanti flussi migratori. E quando abbiamo esaltato con i media la grande visione che l'impero cinese aveva e utilizzammo e coniamo il termine land grabbing, no? Compravano le terre, beh, una questione molto semplice, hanno comprato terre per sfamare la propria popolazione laddove c'è tanta acqua sotterranea, è molto semplice la questione, non servono grandi visioni, serviva guardarle per tempo. Questo mi serve per dire, noi operiamo in un clima, in una cornice di crisi climatica, non più cambiamenti climatici, crisi climatica strutturata. Oggi questa vicenda è strutturata. Un'altra questione strutturata in questo paese è la cultura della emergenza costantemente prevalente sulla cultura della prevenzione. Nonostante che non consenta pianificazione e programmazione, nonostante che non sia trasparente, perché non è trasparente l'emergenza, però è dominante, nonostante faccia danni all'economia, all'occupazione, è dominante. E come la si sta continuando a risolvere rispetto alla vicenda siciliana, l'hai citata anche tu Gianni, la si sta risolvendo con due approcci, non mi piacciono nessuno dei due. Uno che sfrutta una grande qualità che è quella della nostra protezione civile, ci si mette la felpa della protezione civile, si va in TV e già se dice io sono molto sensibile perché indosso la felpa della protezione civile. E l'altra è la dichiarazione dello stato di calamità. La dichiarazione dello stato di calamità, lo Stato dice che poi accertati i danni, e quindi non parlo di tutto il resto, delle vittime e quant'altro, accertati i danni, mediamente lo Stato ristora sempre il 10% di quei danni e quindi quando va bene al massimo tu hai riportato le condizioni allo stato iniziale. Non è così che può funzionare. Questa cultura va invertita. Come va invertita tenteremo di dirlo. Rappresenta un sistema... va invertita dotando questo paese di una pianificazione e programmazione progettuale, qui entro nel mio di campo. Noi rappresentiamo un sistema che quando abbiamo avuto l'opportunità di essere protagonisti nel PNRR abbiamo avuto anche la soddisfazione di avere un terzo dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento finanziati, quindi eletti beneficiari di risorse PNRR, ma soprattutto essere stati dichiarati coerenti con tutti gli obiettivi del PNRR. Quindi progetti ce ne sono e progetti ce ne sono sicuramente superiori alle risorse. Funzionano questi progetti, ma noi certificheremo al termine di questa vicenda, perché è su quello che siamo stati scelti e su quello che stiamo lavorando, che nel 2025 i consorzi di bonifica restituiranno un miliardo di metri cubi di acqua, tanta ne risparmieremo, e di questo miliardo di metri cubi di acqua 800 milioni di metri cubi soltanto per le mancate perdite. Qual è il valore di questo concetto? Ma è semplice, noi non emettiamo tariffa, noi abbiamo un contributo, portiamo l'acqua al cancello dell'azienda agricola, ma quell'acqua è disponibile per tutti gli altri usi, prima di tutto. Quell'acqua significa un maggior reddito per le imprese perché ne pagano di meno, significa maggior competitività per le produzioni agricole, significa dei vantaggi che si trasferiscono anche sullo scaffale, cioè sul prezzo del prodotto finale. Quindi io vorrei insomma introdurre il concetto di una qualità della spesa. Anche questo è un elemento che definisco strutturato, perché adesso si può dire che viene da lontano. Un altro elemento, i 13 miliardi di euro, lo abbiamo letto anche sulle dichiarazioni del commissario straordinario alla siccità, no? Che sono la somma negli ultimi periodi dei danni, frane, alluvioni e siccità. Ora noi non possiamo, rispetto a questo, assistere al fatto di essere i notai di una vicenda di questo tipo, di fare le dichiarazioni di stato di calamità e poi avere un PNISSI. Cito sempre dati dell'ultimo momento, il PNISSI è quel grande contenitore progettuale messo in piedi dal Ministero delle Infrastrutture, dove ci sono 562 progetti e di questi un numero importante, non lo cito, ma insomma stava su tutti i quotidiani di ieri, di avanti ieri, sono stati definiti strategici
per il paese. Allora è evidente che c'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo le mancate scelte, perché se poi rispetto a questo non ci sono risorse coerenti per metterli in campo, è evidente che continuiamo a contare i danni e quei numeri di danni. Ora, che fare? A noi piace raccontare, perché ne siamo convinti e siamo dal punto di vista fattuale molto, molto concreti su questo, quattro questioni rispetto alle quali ci farebbe un gran piacere che lo Stato si impegnasse, e poi arriviamo a una serie di proposte. Le quattro parole d'ordine sono la manutenzione. Questo Paese ha bisogno di una manutenzione straordinaria di tutte le sue reti. La rete irrigua, al pari della rete ferroviaria, al pari della rete stradale, portuale ed aeroportale, ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Abbiamo bisogno di una infrastrutturazione nuova e diversa. Noi non possiamo continuare a ragionare ancora di PNRR. Oggi io credo che pongo qui il problema, ma dopo il PNRR ricominciamo da zero, cioè si ferma il paese per 10 anni e le infrastrutture dopo il PNRR, dobbiamo parlarne di questo, dobbiamo assolutamente parlarne, e qui entrerò proprio nel tema centrale che mi è stato posto. C'è un tema di innovazione, assolutamente c'è un tema di innovazione nella gestione della risorsa. L'innovazione si può fare in due modi, con frasi ad effetto o in maniera molto concreta. Proverò a dare anche qui contributo rapidissimo. A noi con un sistema di consiglio irriguo consentimmo nel 2015 al ministro dell'agricoltura di allora, Martina, di partecipare ad Expo e raccontare che erano stati risparmiati 500 milioni di metri cubi di acqua grazie a un sistema di consiglio irriguo, il Reframe, che i consorzi di bonifica avevano messo a disposizione delle imprese e applicato. Lo stiamo diffondendo a fatica in tutte le regioni, oggi con la condizionalità della nuova PAC credo che dovrà divenire più facile. A fianco a questo abbiamo messo in campo un progetto Goccia Verde, che è una certificazione volontaria di sostenibilità nell'utilizzo della risorsa idrica che noi affidiamo a una serie di consorzi. Consorzi che si chiamano Pachino, consorzi che si chiamano quello dell'IGP della Rucola, consorzi che è quello delle pere in Emilia Romagna, consorzio che è quello della Melinda. Ma perché hanno mostrato grande interesse e stanno lavorando per certificarsi? Perché lo ritengono anche diciamo, un gesto etico nel momento d'acquisto, ma sicuramente un elemento che caratterizza e distingue un prodotto da un altro, cioè mette un consumatore in occasione di fare una scelta. Che cosa proponiamo? No, dopo il PNRR per l'infrastrutturazione, ma sicuramente è stato detto da chi è intervenuto più di me, bisogna togliere questo sedime dalle dighe, bisogna avere il coraggio di dire che non è un rifiuto speciale, no, ci sono tecnologie in grado di farlo, facciamolo, è la più grande diga che si può mettere in campo, abbiamo un 15% di acqua, qualcuno dice 13%, c'è una quota importante di acqua che oggi non abbiamo nelle nostre dighe. Questo è il primo elemento. Abbiamo delle opere da completare, la vergogna siciliana, la vergogna calabrese, la vergogna di una parte di quello che accade nel centro-sud della Puglia sta lì a testimoniarlo. Abbiamo opere, abbiamo dighe che si riempiono d'acqua e quelle dighe poi le dobbiamo svuotare in mare perché magari manca un collaudo che non le fa riempire, manca un collaudo che non le fa scaricare dentro i collegamenti. Beh, questo è un qualcosa che deve assolutamente cessare. Ci vuole poco a farlo, ma ci vuole un coraggio di qualcuno che decida di farlo. Anche questo è un aspetto importante per l'economia di questo Paese. E poi passiamo al piano invasi. Il piano invasi non poteva essere quello presentato dalla Coldiretti e da Ambi. Abbiamo traghettato al futuro questo piano invasi, perché abbiamo guardato al 2030, abbiamo immaginato di realizzare 10.000 invasi, piccoli e medi invasi, per non entrare in rotta di collisione con sensibilità diverse dalle nostre, le abbiamo integrate chiamandolo laghetti, ma dicendo a chiare note che questi laghetti sono tutti quanti in terra, costruiti senza cemento. E perché senza cemento? Perché non impermeabilizzati? Per una serie di motivi, ci arrivo a quale motivo. Questi laghetti non consumano suolo, questi laghetti non vanno a interferire con la vita dei fiumi,
ci interessa la biodiversità, noi dalla qualità dell'ambiente, dico noi facendo io un'altra attività, ma l'agricoltura dalla qualità dell'ambiente, dalla qualità del territorio, ricava uno storytelling, scusate, che fa la differenza anche sui mercati. Si compra un vino anziché un altro, si compra un olio anziché un altro, ma anche per la storia che quell'olio racconta. E allora tu non puoi andare a pensare a bacinizzare fiumi o quant'altro, no? Ma puoi pensare assolutamente che ci sono tanti torrenti in questo paese che sono asciutti tutto l'anno. E la storia del dissesto e del mancato contrasto al dissesto idrogeologico, vi dico una cosa, forse magari vi torna alla memoria, ma inizia in Calabria, Soverato, in una fiumara, dove c'era un campeggio e con una prima bomba d'acqua ci sono dei morti che non sono stati ancora trovati. Il campeggio era autorizzato, gli agrumeti lì dentro erano autorizzati. La fiumara è asciutta quasi sempre durante l'anno, arriva una bomba d'acqua e si riempie. Ora quell'acqua fa danni a cose e persone, ho citato Soverato e sono andato nel passato secolo. Ma se mi giro, guardo il Misa nelle Marche, senza andare lontano, possiamo parlare di Ischia, possiamo parlare di quello che è accaduto in Emilia Romagna. Beh, da questo punto di vista noi delle cose le abbiamo immaginate, quindi, di andare a prendere quell'acqua in quei torrenti asciutti, non portarla di corsa in quei 950 impianti idrovori per sollevarla, buttarla in mare, spendendo risorse due volte, le risorse energetiche e le risorse acqua. Ma tenerla in questi invasi. Invasi lo ribadisco in terra, invasi lo ribadisco tutti quanti senza interferire sulla vita dei fiumi, e quell'acqua ha un uso multifunzionale. Quindi usciamo dal contesto rigido dell'agricoltura, perché quell'acqua, una volta trattata, può essere acqua che si può dare agli usi potabili. Non credo sia una banalità. Se un milione di persone in Sicilia stanno senza acqua, se a febbraio in Piemonte, nella provincia di Cuneo, abbiamo dato, l'avevamo già fatto nel 22, l'abbiamo rifatto quest'anno, abbiamo dato acqua con le autobotti, quindi in Piemonte, dall'altra parte del paese, usciamo fuori anche dai luoghi comuni, c'è un problema di acqua potabile. Quella è acqua che una volta trattata può essere, no, utilizzata come potabile. Ma poi c'è la funzione energetica. E la funzione energetica su due livelli: pannelli fotovoltaici galleggianti, l'ho già detto, non consumano suolo, massima resa, bene, danno un contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera importante, abbassano i costi dei consorzi, alzano il reddito delle imprese agricole, eccolo qua il percorso virtuoso, aumentano la competitività di un Made in Italy agroalimentare italiano e credo che sia un asset strategico per questo paese, e sono convinto che hanno anche un riflesso positivo nei confronti dei virtuosi, del prezzo del prodotto finale sullo scaffale per i consumatori. Questi laghetti, questi piccoli e medi invasi, 1 milione, 5 milioni di metri cubi, li abbiamo immaginati ovunque possibile collegati tra di loro. Perché collegati tra di loro? Per realizzare i pompaggi, per realizzare una produzione di energia idroelettrica, più pulita ancora di quella fotovoltaica, ma in grado anche di dare una risposta a quelle che sono delle criticità che il PNIEC ha messo in campo. Questo paese nel 2050 andrà incontro ai blackout elettrici, ma per le industrie, per le case, per le famiglie, perché la domanda supera l'offerta. E sotto questo aspetto, no, anziché andare a costruire quelle immense batterie che si può fare con consumo di suolo, con una bruttezza che viene messa in campo, tu hai una situazione per la quale quest'acqua di giorno produce energia, di notte, quando l'energia costa di meno, la ripompi, hai creato una vera e propria batteria energetica. Questo è un elemento di grande innovazione. Di grande innovazione, è una tecnologia che esiste, non abbiamo inventato nulla, è utile. Siamo convinti che è straordinariamente utile a questo paese più degli altri. Questo è il paese che sulla bellezza dei territori, sulla cultura dei territori, sul patrimonio archeologico, ambientale, no, ci fa ci affonda la sua capacità di competere anche sul mercato mondiale. Io credo che questo sia un elemento importante. Non finisce qui il valore di questa progettualità, ci si aggiunge anche un pezzo. Perché insisto nel dire in terra? Quante volte ognuno di noi ha visto le immagini in TV della risalita del Cuneo Salino nei fiumi?
quante volte ognuno di noi ha parlato di falde che si abbassano con enormi costi, solo per gli enti gestori del servizio idrico, ma anche enormi costi, va bene, per quelli che sono i bacini. Vivo in un'area, quella dei Castelli Romani, dove abbiamo due laghi, Nemi e Castel Gandolfo o Albano, a seconda del sindaco che ne parla, se ne parla quello di Albano, il lago è di Albano, se ne parla quello di Castel Gandolfo è di Castel Gandolfo, ma comunque sono due laghi che muoiono dietro i convegni. Lì bisogna rialzare la falda. Questi laghetti ricaricano la falda, perché l'acqua percola e quindi ricarica la falda, fa contrasto al cuneo salino. E allora, quando dicevo che oggi c'è un modello di sviluppo che continua ad essere, avere il cemento come punto di riferimento, e quindi le seconde, le terze case fatte lungo la costa con lo spopolamento del centro, questo significa anche una pressione enorme sull'acqua, una pressione per le piscine, una pressione per l'agricoltura senz'altro, la pressione per irrigare prati, giardini e quant'altro. La falda si abbassa, quella falda viene penetrata dal cuneo salino del mare. La falda, una volta, questo sta scritto sui testi, per cui non è contestabile, una volta che si è salinizzata non torna più normale quella falda. Allora, da questo punto di vista, io credo che questo sia, no, questo di questi laghetti è un altro valore, quindi c'è il valore potabile, il valore energetico, il valore ambientale con la ricarica della falda, e poi indubbiamente quest'acqua è acqua irrigua, quest'acqua è acqua irrigua. Potrà voler dire qualcosa questo? Io credo di sì, perché produce cibo. Non questo cibo, insomma, le due guerre ce lo stanno insegnando quanto sia importante, no? Quell'immagine del cibo che scende dal cielo è devastante, credo, per qualsiasi coscienza esista, e della gente che, insomma, fa la guerra per accaparrarselo. Ecco, noi come paese questo possiamo farlo, e possiamo farlo bene. Questa innovazione, goccia verde, il sistema, il reframe, che cosa vogliono andare a dire? Vogliono andare a dire che dobbiamo anche sgombrare il campo da falsi modelli. Il falso modello è quello di seguire gli israeliani. Io mi annoierò e utilizzerò sempre questa espressione, anche se non mi attira nessuna simpatia, ma continuo a farlo, insomma. Gli amici israeliani debbono trasformare deserto in giardino. Noi abbiamo un giardino, dobbiamo soltanto mantenercelo. È una diversità profondissima, no? Non possiamo adottare quel modello di riferimento quando noi partiamo da un altro punto di riferimento. E quindi andare a immaginare sempre questo credo che non funzioni. Altro livello di innovazione che dobbiamo mettere in campo: questo è un paese che produce 7 miliardi e qualcosa di acque trattate. Acque reflue, le acque che escono dai depuratori. Di queste se ne possono utilizzare 1,47, 1 miliardo e 47 milioni. Perché? Perché la depurazione, diciamo, finisce a Roma. Poi il resto è, c'è ancora, ci sono esempi anche virtuosi, ne cito uno per tutti, l'acquedotto pugliese, ma insomma la depurazione diventa complessa poi nel mezzogiorno del paese. Ne utilizziamo 280 milioni. Oggi c'è una norma dal 23 giugno del 23 che ci impone l'utilizzo delle acque reflue. C'è un confronto molto molto serrato con gli enti gestori del servizio idrico integrato. Noi siamo assolutamente disponibili. Abbiamo in Emilia dei progetti pilota che funzionano, li abbiamo in Sardegna, li abbiamo nel Lazio, li abbiamo in Puglia. Non riusciamo a fare sintesi, perché noi chiediamo due questioni, noi proprio come ambito, come sistema dei consorzi di bonifica. Gianni, ho finito, la certificazione di queste benedette acque. E le acque devono essere certificate quando escono dal depuratore e quando entrano nelle nostre vasche. Non le vogliamo certificate solo quando escono dal depuratore, devono essere certificate due volte, e devono essere certificate da un ente pubblico. Non le posso certificare né io, né altro. Ci vuole un ente pubblico, come per l'acqua minerale, che se ne assume le responsabilità. Anche qui dobbiamo fare uno sforzo, e uno sforzo di innovazione. Mi fermo. Sono stato richiamato a ragione, vi ringrazio ancora e spero di aver dato un contributo che, insomma, sia stato utile. Grazie. Grazie mille, grazie davvero. Interessantissimo, avendo tempo
mezza giornata. Sì, infatti, lo prenotiamo per una mezza giornata di seminario. Chiaramente questo è un avvio di lavori, chiaramente questo è l'avvio dei lavori. Solo per chi ci segue in streaming e non è espertissimo, giusto la precisazione che i pompaggi, è vero che fino adesso utilizziamo l'energia elettrica notturna perché ci costa meno, però con il passaggio alle rinnovabili faremo praticamente l'opposto, nel senso che nelle ore centrali del giorno il fotovoltaico produce moltissimo, soprattutto d'estate, quindi adesso pian pianino ci sposteremo e i pompaggi ci serviranno per le ore centrali del giorno in cui il fotovoltaico sta diventando debordante. Andiamo avanti. Sì, allora grazie di nuovo a Massimo Gargano, direttore generale dell'AMBI, lo dico tutto preciso che ci ho fatto il macello. Adesso chiamo Alessandro Bratti, segretario generale dell'autorità distrettuale del Fiume Po, già presidente di ISPRA, insomma una persona che di questi temi ne sa parecchio, che ringrazio per essere venuto, ha una presentazione, quindi chiedo alla regia se è possibile di avviarla. Sì. Perfetto, grazie. Questo qui è... Sì. Bene, intanto buongiorno a tutti, grazie di questo invito, grazie ad Annalisa, grazie a Girotto, è un piacere, io cercherò, non so quanti minuti ho, poi mi dirai quando devo concludere, partendo appunto da un evento, come è stato ricordato, su un tema che sembra molto specifico, ma che in realtà abbraccia dei contenuti, secondo me, molto più di carattere generale. Adesso vediamo. Ah, guarda. Ecco, perché i due grandi temi che in realtà tocca questa progettualità specifica, che tra l'altro è parzialmente una novità, perché poi vedremo, sono, come è stato ricordato, è da alcuni anni che si sperimentano e ormai più che sperimentare sono diventati di routine alcuni impianti anche di grandissimo interesse in alcune parti d'Italia. Però toccano questioni che riguardano appunto la mitigazione e l'adattamento climatico. La mitigazione, adesso qui ho riportato, non preoccupatevi, non ci starò sopra troppo sul tema del contenuto, però è bene ogni tanto richiamare, anche per capire anche qual è la nostra possibilità di incidere rispetto al tema del contrasto dell'emergenza climatica. La mitigazione riguarda appunto il tema delle rinnovabili, non solo, riguarda il risparmio energetico, riguarda un modello di sviluppo che si poggia su una questione energetica molto diversa rispetto a quella del fossile, ci sono degli obiettivi a livello internazionale, tanti di questi risultati si possono ottenere solo e unicamente sicuramente dalle piccole attività che vengono realizzate, ma soprattutto dai grandi eventi internazionali. Questi sono accordi che riguardano appunto contesti, diciamo, che spesso vanno ben oltre anche a quella che è la possibilità di incidere a livello locale. L'adattamento è l'altra faccia della medaglia, cioè il capire come, rispetto a un'emergenza climatica in atto che sta creando attraverso questi eventi estremi, di cui tra l'altro l'Italia è stata purtroppo vittima negli ultimi anni, non ultima la questione della Romagna, su cui qualcosina mi permetto di dire dopo, perché stiamo fortemente impegnati nella ricostruzione di quel territorio come autorità di distretto. Dicevo, l'adattamento che riguarda anche in questo caso la progettualità di cui specificatamente parliamo oggi, perché ovviamente quando si parla al contrasto alla siccità si parla sostanzialmente di adattamento, riguarda forse molto più strettamente ciò che il territorio può fare, perché c'è ovviamente la possibilità di intervenire in tempi non dico rapidi, ma diciamo brevi, medio, per poter cercare di attrezzarsi per affrontare appunto il cambiamento in atto. E ci sono tante modalità su cui ci si può attrezzare e quindi sicuramente questa progettualità, la scelta dei piccoli invasi collegati alla produzione di energia rinnovabile sposa sostanzialmente tutte e due queste questioni, da un lato l'adattamento e dall'altro anche la mitigazione.
È importante questo, perché queste progettualità, che spesso vengono chiamate in gergo win-win, riguardano anche, è stato accennato prima, al rapporto tra la protezione, ad esempio, della biodiversità, la produzione di energia e quindi anche il tema della mitigazione. Un altro grande progetto che con grande difficoltà stiamo cercando di portare avanti, che è l'unico progetto che riguarda la biodiversità fluviale in questo, nel PNRR, ed ha un titolo, è uno dei pochissimi che ha un titolo, si chiama Progetto Rinaturazione Po, che è un progetto, ripeto, complesso, che cuba circa 350 milioni, che ha diversi obiettivi. Da un lato ha l'obiettivo di rendere il fiume più naturale rispetto all'artificializzazione che ha subito nel dopoguerra, scavi, barriere. Dall'altro però, attraverso la piantumazione di nuovi alberi, ha anche un compito di assorbimento del CO2. Dall'altro, attraverso questa rinaturalizzazione, consente anche di far sì che quei territori rivieraschi siano anche più sicuri. Quindi questa io credo sia un po' la progettualità che anche a livello politico-strategico dobbiamo avere in mente e proporre nel futuro, cioè una progettualità che il più possibile metta insieme quelle che sono degli aspetti, diciamo, virtuosi per andare verso una direzione davvero di transizione, chiamo ecologica, non solo energetica. Quindi sono tutte queste progettualità, per questo è importante secondo me anche la discussione di oggi su un tema specifico, perché rientra in un ragionamento più complessivo. Io parlerò, farò qualche esempio ovviamente più specifico per quanto riguarda il distretto del Po, perché mi compete e credo sia anche giusto così nel ruolo che oggi io svolgo. Ma intanto l'autorità di distretto, dico subito, distrettuale in Italia ce ne sono 5 peninsulari e 2 delle isole. Le autorità distrettuali, dalla normativa in vigore, hanno un compito che è quello, diciamo, di cui forse il nostro paese segue meno, che è quello che ricordava prima Massimo, che è la pianificazione strategica, perché in realtà noi abbiamo fondamentalmente 2 compiti: l'applicazione della direttiva 2060 sulla qualità delle acque, che è il quadro, direttiva che probabilmente necessita di essere riformata, no? C'è tutta una discussione, però quello è uno dei compiti, e l'altra è la direttiva figlia, che è la cosiddetta direttiva alluvioni, che riguarda tutto il tema del dissesto idrogeologico. Quindi voi capite che pianificare questi programmi, che poi vengono aggiornati ogni 6 anni, così come prevede la norma, è abbastanza complesso. Quello che la cifra che ricordava oggi, prima Massimo, rispetto al fabbisogno dei 13 miliardi e mezzo, in realtà nasce da un lavoro di ricognizione che ha fatto il Ministero delle Infrastrutture insieme a noi e insieme alle regioni. 13 milioni e mezzo sono una cifra considerevole. Per il bacino del Po, pensate che questo è riportato nel piano, la cifra che occorrerebbe, non per avere il rischio zero, perché anche su questo dobbiamo essere molto chiari, ma per diminuire quello che è il cosiddetto rischio residuo, perché una percentuale di rischio, per quanto uno possa fare, possa costruire, rimarrà sempre e si avrà comunque sempre a che fare con questo rischio residuo. Però solo per il bacino del Po ragioniamo attorno ai 5 miliardi di investimenti, quindi capite che sono investimenti che oggi si farebbe fatica a trovare da un punto di vista finanziario. Ma perché dicevo il bacino del Po? Vedete qui, ci sono due fotografie, in questa slide. Uno che va a vedere che cosa vuol dire il reticolo idrico in quell'area, lo vedete? Quella era un'area completamente paludosa 100, 150, 200 anni fa. Quindi tutto il sistema idraulico che è stato costruito è stato un sistema che ha consentito di rendere quelle regioni, che va sempre tenuto presente, erano le regioni più povere d'Italia, ad essere oggi tra le regioni più ricche d'Europa. Un sistema idraulico fatto con grande lungimiranza, fatto da una scuola idraulica che è probabilmente una delle migliori che ci abbiamo nel mondo, perché tutte tra l'altro le grandi infrastrutture che girano per il mondo hanno lo zampino degli italiani, però è un'infrastruttura idraulica che è stata fatta con quell'obiettivo,
cioè con l'obiettivo di togliere l'acqua e di consegnare quei terreni per quell'agricoltura importante che oggi viviamo e che continua a essere assolutamente dominante. Che cosa è successo in Romagna? Io credo che questo sia un tema importante. L'evento della Romagna è stato un po' uno spartiacque sul tema di come qual è l'approccio alla gestione del territorio. Perché pur partendo da un evento assolutamente eccezionale e pur partendo da una situazione in cui diciamo la mano dell'uomo ha ottenuto dei risultati fantastici, ci dice che quel tipo di regimazione del territorio è una regimazione che non è più adeguata rispetto agli estremi climatici che abbiamo di fronte. Per cui nella ricostruzione che noi abbiamo come coordinamento insieme al commissario Figliuolo, insieme alla regione Emilia-Romagna, badate bene, anche su una forte richiesta dei cittadini, stiamo facendo una proposta di ricostruzione molto diversa rispetto a quello che è l'approccio tradizionale. Non sarà una battaglia semplice, ve ne dico una per tutte per essere chiari, perché poi nel piano si interviene sia con delle infrastrutture ma anche con delle regole. E la prima regola è non si costruisce più dove c'è stato l'alluvione. Detta così, tutto dice, beh, ma per forza, ma è evidente che è così. Non è così, perché non è quello che capita quotidianamente. Allora, il fatto di aver messo una regola, e verrà messo una regola, in accordo con la regione Emilia-Romagna, dove si dirà che lì non si costruisce più, secondo me è un grande passo avanti da un punto di vista culturale. Quindi il bacino del Po, quindi questo inciso voluto metterlo perché credo sia abbastanza importante anche per il ragionamento che facciamo dopo, il bacino del Po è metà dell'economia del paese. Qui ci sono alcuni dati, vedete solo la produzione dell'idroelettrico, c'è oltre il 50% di produzione idroelettrica, abbiamo più o meno circa il 50% della produzione dell'agricoltura, soprattutto relativamente agli allevamenti, quindi è un'area fortemente antropizzata, un'area fortemente ricca, un'area dove ci sono 20 milioni di persone che ci vivono, quindi un terzo della popolazione italiana, per cui è un oggetto, diciamo così, da manipolare con grandissima cura, perché tutte queste situazioni e sul fatto che, e anche questo è un altro elemento di importante, si diceva prima, diceva Annalisa, l'Italia è un hotspot secondo l'IPCC rispetto al tema del clima. L'area del bacino del Po, diciamo, la chiamo così, ha 9 tipi di clima diverso, la Germania ne ha 5, tutto il paese. Quindi è evidente, e non è un caso, che quest'area viene indicata come una delle aree da tenere più sotto osservazione. E che cosa vuol dire uno spot? Vuol dire che gli estremi climatici hanno degli effetti che sono particolarmente cruenti e che vanno assolutamente considerati. Qui è lo stesso ragionamento che facevo prima, quindi quest'area è considerata sia nella strategia dell'adattamento dei cambiamenti climatici, ma anche nel piano, è stata considerata una sorta di area speciale di osservazione per le questioni che vi dicevo prima. Quanta acqua cade? Anche questo è un grafico un po' complesso, ma non preoccupatevi, adesso cerco di semplificarlo molto, perché qui sono indicati anche tutti i prelievi. Più o meno sul bacino del Po cadono più o meno 80 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno, 83 miliardi. Ne vanno a finire un po' circa 42-43 miliardi, quelli che sono in realtà disponibili alle varie attività, e ho scritto usi, non consumo, perché dopo mi sgridano sempre, soprattutto perché è giusto che sia così. Ecco, questa è la percentuale degli usi, vedete, quindi su 20 miliardi di acqua disponibile, cioè ogni anno, ce ne sono 12 miliardi che vengono utilizzati per uso irriguo, ma ripeto, quella è un'area che produce tra prodotti, tra riso, cioè è una delle aree più importanti di produzione agricola sicuramente d'Italia, ma forse anche d'Europa, di grandissimo livello, 3 miliardi per uso civile, 2 miliardi per uso industriale, 3 miliardi per altri usi, quindi non c'è dubbio che la parte del leone la fa nell'utilizzo il mondo dell'agricoltura. E questo è un tema che va assolutamente considerato nel momento in cui si fanno politiche e strategie
appunto di adattamento. Un'altra questione che va ricordata, poi ci riagganciamo lì, è che cosa significa siccità e cosa significa scarsità idrica. Perché dico questo? Perché la siccità è un fenomeno naturale. Cioè, la siccità, da che mondo è mondo, nel tempo si può manifestare. Siamo stati particolarmente sfortunati negli ultimi anni, sfortunati, diciamo che questo è frutto, come dicevo prima, di un cambiamento climatico in atto, per cui fenomeni siccitosi sono sempre più assolutamente frequenti. Però guardate, vi dicevo prima, se guardate la quantità di acqua che cade più o meno sul bacino padano nel tempo, più o meno la stessa, non è che l'acqua, c'è stata una leggera diminuzione, ma l'acqua è la stessa. Il problema è che le modalità con cui piove, che è molto cambiata rispetto al passato, perché piove tanto in poco tempo, come abbiamo avuto modo di verificare negli ultimi anni. Altro è il tema della scarsità idrica, cioè il fatto che ci sia una domanda molto forte nel momento che c'è di acqua ce n'è meno. Perché dico questo? Perché finché, guardate, acqua ce n'è, delle problematiche particolari non ne abbiamo mai avute. Quest'anno io sono molto ottimista, Massimo, credo che quest'anno ce la caveremo bene per quanto riguarda almeno l'autorità di distretto del Po. Nel 2022, come noto, non è stato un anno felice. Guardate, questo è un diagramma che ritengo abbastanza interessante, perché quel fascione rosso su questo è la portata del Po. Tenete presente che la portata del Po mediamente di circa 1500 metri cubi all'anno, la media. Il Po, così come la gran parte dei fiumi italiani, se non ci fosse il contributo dei ghiacciai, sarebbero tutti, anche i grandi fiumi, a regime torrentizio, proprio perché vivono queste fluttuazioni molto, molto forti. I ghiacciai, hanno sempre, soprattutto dell'area padana, hanno sempre svolto questa funzione, diciamo, di uniformità, per cui è evidente che, andando anche in crisi tutto il tema dei ghiacciai, questa situazione di profilo torrentizio anche di un grande fiume come il Po diventa sempre più presente, sempre più un tema con cui fare i conti. No? Vi dicevo, questa è stata la situazione che abbiamo vissuto nel 2022, dove, quando si raggiunge una portata di 450 metri cubi al secondo a Ponte Lagoscuro, che è l'ultima stazione dove si fa il monitoraggio, inizia la penetrazione a livello superficiale, diciamo così, del mare verso il fiume. E nel 2022 questa penetrazione, in luglio, vedete dove siamo arrivati, a 150 metri cubi al secondo, con una richiesta complessiva che c'era, che non poteva essere altro così, che andava attorno ai 700 metri cubi al secondo, e quindi abbiamo dovuto gestire con grande intelligenza un momento di grandissima difficoltà, perché non vi sfugge che quando la risorsa è poca, non solo scoppia un conflitto tra, come posso dire, categorie, diciamo così, economiche o comunque categorie diverse, agricoltura, idropotabile, produzione di energia elettrica, turismo, perché poi noi abbiamo i grandi laghi che sono i serbatoi principali nel bacino del Po, ma anche all'interno delle stesse categorie abbiamo avuto delle discussioni, no? Perché ovviamente chi è su tende a tenere l'acqua su, e chi è giù, i veneti, un pezzo dell'Emilia, pativano. E quindi si è dovuto fare una discussione, diciamo che ce la siamo cavata bene. Io sono arrivato proprio nel mezzo di quella discussione, alla fine con un grande buonsenso, un grande senso di responsabilità, si è gestita una situazione che però è una situazione che non è che si può sempre gestire perché vogliamoci bene, cioè bisogna poi alla fine anche cercare, perché poi ci sono stati dei danni, no? Ci sono state delle emergenze fortissime quell'anno lì. Vi dicevo, questa intrusione del cuneo che è arrivato fino a 45 km all'interno. Guardate bene, questo fenomeno, con quello che diceva prima Massimo, cioè lì soprattutto nel Delta del Po, il Delta del Po è un oggetto vivente. È un oggetto vivente. Se voi andate a vedere tutte le fotografie negli anni, si sposta, si muove, si fa di là, ed è anche uno dei motivi, scusate se lo sottolineo, per cui le trivellazioni in quel posto sarebbe meglio evitarle, ma proprio evitarle, evitarle.
Però che cosa succede? Perché poiché quello era un'area paludosa ed era un'area salina, c'è una tendenza della falda salina fossile a risalire. Quindi il combinato disposto, come si dice, una bruttissima frase, però diciamo la combinazione delle due questioni, cioè la risalita e la risalita della falda, cioè rischiano di far diventare il delta del Po un'area di desertificazione. Quella lì è un'area dove produciamo una qualità agricola fantastica, abbiamo forse tra i più importanti vivaisti, o tra i più importanti, non solo, d'Italia, abbiamo tanta orticoltura. Quindi lì il rischio è veramente un rischio importante, per cui bisogna agire anche piuttosto in fretta. Noi abbiamo avuto un finanziamento come autorità attraverso il Ministero delle Infrastrutture, ci hanno chiesto di mettere in campo 3 infrastrutture strategiche, parlo del governo ancora, c'era il governo Draghi, ripreso comunque da questo governo, per la progettazione. Noi abbiamo scelto nel bacino del Po 3 progetti. Sono tutta una serie di interventi che comprenderebbero anche la costruzione di un invaso tradizionale nell'area del Parmigiano Reggiano, perché è un'area, come noto, insomma, dove stiamo facendo uno studio approfondito insieme ai consorzi. Un'altra è l'area del Torinese, dove anche lì è previsto probabilmente un piccolo invaso, e poi la barriera cosiddetta antisale, cioè costruire un sistema per cui in situazioni di grandissima difficoltà, nel Po di Pila, ci sia la possibilità di avere questa infrastruttura che possa dare una mano. Questo non deve essere un alibi però, perché anche su questo io ho visto una tendenza che non ci convince molto, cioè non è che una volta che costruisco la barriera antisale allora il problema non ce l'ho più e posso usare l'acqua come mi pare, perché non è questo il tema. Cioè stiamo parlando di un'infrastruttura importante e utile per contenere un problema, ma non per risolverlo. Allora tutta questa roba qua, lasciamo stare questa diapositiva, questa slide, ha fatto sì che ragionassimo, questa è in inglese ma anche questa ve la spiego, su che cosa bisogna fare, cioè quali sono le politiche e quali sono le attività per contrastare questa situazione legata alla siccità. Allora sicuramente c'è il tema della consapevolezza, l'educazione, chiudiamo il rubinetto, anche sulle perdite del servizio idrico integrato, su questo voglio essere chiaro, lo dico sempre, non lo dico solo io, lo dicono persone molto più autorevoli di me, che si buttino via il 50% dell'acqua potabile, voglio dire, è da un punto di vista civico una cosa intollerabile, che però sia quella la situazione che determina la siccità o la scarsità idrica, siamo completamente fuori strada, eh? Cioè non è che a chiudere il rubinetto o se io aggiusto le perdite d'improvviso ho tutta st'acqua a disposizione, non funziona così, perché le percentuali sono quelle che vi ho fatto vedere prima. Ripeto, altro è da un punto di vista etico e economico che io debba spendere un mucchio di soldi per potabilizzare l'acqua e poi buttarla via, cioè buttarla via no, perché alla fine l'acqua non va mai via. Poi l'annosa questione della desalinizzazione, perché anche questo è stato un cinema che è venuto fuori nel 2022, gli arabi qua, su, giù, andiamo a vedere. Allora, la desalinizzazione è una tecnologia tra l'altro abbastanza consolidata e potrebbe servire solo nell'idropotabile, avrebbe un senso in una situazione emergenziale nell'idropotabile, sicuramente non per l'agricoltura. Cioè, tra l'altro ha degli aspetti collaterali, produzione di consumo energetico, produzione di sale moia, cioè molto complessi da affrontare. Quindi io non la considero è una tecnologia come tante. Uso umano sicuro, questo lo sto dicendo. Sull'idro, ma esistono già degli impianti. Cioè, quando abbiamo avuto la fase di crisi nella pianura padana, nel Rodigino, sono stati alcuni comuni che hanno applicato degli impianti di desalinizzazione per dare l'acqua ai propri cittadini. In questo caso va benissimo, ma non è la panacea per risolvere sicuramente altre problematiche, altri tipi di richieste. È molto importante anche la protezione delle zone umide, perché anche queste sono un serbatoio di acqua buona di grandissimo interesse. E quindi vedete che anche qui il tema della biodiversità ritorna fuori, cioè anche per un tema come quello della scarsità idrica, avere aree umide, ben tenute, importanti, e quindi una tutela della biodiversità di un certo livello, aiuta anche da questo punto di vista. Ovviamente migliorare le pratiche irrigue dove sia possibile, Massimo ha detto tante cose che sono successe in questo paese positivi, non tutte le regioni e non tutto il sistema si comporta nello stesso modo.
ci sono realtà, io adesso non voglio fare lo sponsor di casa mia, scusami, ma come il CER, che ho avuto il canale Emiliano-Romagnolo, che è un consorzio di secondo grado, che hanno fatto delle attività, a parte le attività di ricerca importantissime, ma anche delle attività di innovazione tecnologica fantastiche. Ci sono altre situazioni dove la frammentazione territoriale non aiuta, ve la dico anche qui una per tutte, se guardo il bacino del Po, mentre su Lombardia, Veneto e Emilia, devo, a nostro giudizio, si è fatto un lavoro molto ben fatto sull'aggregazione dei consorzi, che oggi funziona molto bene, in Piemonte qualche problemino c'è, perché c'è una frammentazione di consorzi, anche di natura privata, che qualche problema e poi nella gestione lo causa. Poi, come si diceva prima, la possibilità di stoccare acqua, quindi l'avete già detto, non ci ritorno su, non c'è dubbio che tanto utilizzare gli invasi che ci sono già e renderli funzionali, che già quella è un'operazione che richiede qualche annetto. E poi ad esempio ci sono anche situazioni, vedete anche qui, fare delle regole generali è sempre complicato. Quando io penso sempre alle mie zone giù nel Delta, dove c'è un sistema irriguo centenario, che è un sistema irriguo che funge sia da approvvigionamento per gli agricoltori, ma anche da stoccaggio. Quindi nel 2000, per esempio, quando c'è stata la crisi nel 2022, ci sono state delle zone, lì non è che c'era un unico invaso, c'erano tanti canali, tantissimo, una rete fitta di canali che nel momento in cui è stata riempita è stato un grande invaso. Quindi anche quello è un sistema che va assolutamente considerato dove c'è. Poi, e vengo un attimo sulle cose che ci stiamo dicendo, questo è un esempio, non so dove sia stato, l'ho portato anche in Svezia questo esempio qua, del floating solar farm, perché come si diceva prima, vedete, intanto ci sono degli aspetti normativi che vanno ricordati, che sono stati, cioè, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, qui parlo della regione Emilia-Romagna, si è disciplinata abbastanza bene tutta l'architettura normativa. Adesso qui non ve li sto a leggere, poi ovviamente vi lascio tutto, però ecco, queste sono le autorizzazioni in atto, e il fotovoltaico su specchi d'acqua in Emilia Romagna, quindi vedete che, insomma, non stiamo parlando più di un singolo impianto, si è iniziato più o meno nel 2016, nel 2017, nel 2022 e nel 2024 ci sono, vedete, due impianti molto importanti in attesa di essere autorizzati, però diciamo non è che stiamo parlando di una tecnologia avveniristica, cioè che bisogna fare chissà cosa, cioè stiamo parlando di cose che esistono già e addirittura sono anche normate. Ecco. Vi porto questo per vedere quale potrebbe essere la potenzialità. Questo è un bellissimo lavoro che ha fatto l'Università di Parma, che hanno fatto un censimento di tutte queste aree, che sono laghetti montani, stagni, laghetti urbani, laghetti di cava, laghetti per la pesca, invasi. Solo in Emilia-Romagna, è chiaro che qui ci sono luoghi che dove non si potrebbe fare, perché è chiaro, delle zone protette, in certe situazioni non si può intervenire, perché poi ci sono dei temi che riguardano più la gestione naturalistica che vanno considerati, ma stiamo parlando comunque di oltre 12.000 piccoli invasi su cui si può fare sicuramente un ragionamento, e che a nostro parere sarebbe necessario che fossero messi in campo. Quindi, per farvela breve, e veramente ho finito, noi consideriamo come autorità, poi ne abbiamo già parlato nella nostra pianificazione, questa indicazione sicuramente sarà una delle indicazioni che noi metteremo nelle misure strategiche della pianificazione, che riguarda fondamentalmente il piano di gestione di tutela delle acque del bacino del Po. Siamo anche qui in revisione, investiremo quest'anno, e speriamo di avere sempre di più elementi conoscitivi per cercare poi di indicare quelle che sono le misure di contrasto, in questo caso alla siccità, ma misure che noi consideriamo fondamentali per l'adattamento climatico. Grazie. Grazie, davvero grazie. Sì, allora, pregando adesso, come abbiamo ascoltato due o tre massimi esperti che ci hanno fatto un quadro veramente preoccupante ma ampio, ai prossimi interventi chiediamo una leggerissima sintesi e sforzo in più per stare nei tempi. Adesso abbiamo il video intervento del presidente di Coldiretti Nazionale, Ettore Prandini, mentre invito il presidente di Coldiretti Roma, Nicolò Sacchetti, che dovrebbe essere, eccolo qui,
a prendere posto. Mi scuso che non abbiamo il cavaliere, ma solo perché c'è stata una sostituzione all'ultimo momento, quindi prego la regia di mandare il contributo di Prandini, che come sapete è Brennero. Sarei voluto essere insieme a voi in questa giornata per noi importante, trattato un tema che col Diretti ha posto al centro della propria politica, oggi e per i prossimi anni, che sono i bacini di accumulo. Se poi questi dovessero essere accompagnati anche con pannelli fotovoltaici galleggianti, sarebbe la soluzione a tante problematiche, guardando anche alla sostenibilità e a incentivare le energie rinnovabili. Piuttosto che consumare suolo agricolo fertile, è intelligente occupare gli specchi d'acqua con tutto ciò che ci può garantire una forma di sostenibilità legato al sistema energetico. Siamo e vi ringraziamo per il lavoro che state svolgendo. Oggi siamo al Brennero per un'altra battaglia altrettanto importante per la nostra organizzazione. Il principio di reciprocità, le regole imposte alle imprese agricole italiane devono valere anche rispetto a ciò che entra nel nostro paese. Non siamo per la chiusura dei mercati, però siamo perché le regole possono essere equiparate, e nello stesso tempo abbiamo lanciato una raccolta di firme, 1 milione di firme a livello europeo, per arrivare ad ottenere l'obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri. Più trasparenza, più forza per l'agroalimentare italiano. Grazie ancora per questo approfondimento che andrete a fare, e siamo felici che voi, se possibile, possiate appoggiare una battaglia storica che Coldiretti ha intuito in termini di possibilità e strategia per il sistema paese, che è proprio quella dei bacini di accumulo. Bacini di accumulo che diventano fondamentali legati anche ai cambiamenti climatici. Purtroppo anche in questi mesi ne stiamo vedendo le conseguenze. In tante regioni siamo già in fortissima difficoltà, e io penso che questo sia un qualcosa che il nostro paese non si possa permettere, soprattutto quando altri stati membri investono in modo significativo. La Francia è già arrivata a superare il 35% di accumulo di acqua piovana, la Spagna è al 28%, l'Italia è ferma ancora all'11%. Non trattenere l'acqua significa non avere attenzione alle future generazioni. A me, ma innanzitutto grazie infinite. Io mi presento anch'io, perché sono presidente di Coldiretti Roma, ma anche presidente del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, quindi di tutta l'area romana, e membro del comitato esecutivo di ambi nazionali. Quindi io adesso dovrei tacere, perché il mio presidente nazionale ha parlato prima di me, il mio direttore generale parla prima di me, quindi diciamo io dovrei aggiungere poco e niente. Cercherò giusto di dare qualche pillola per un ragionamento aggiuntivo, magari incentrato sul nostro territorio, perché il nostro paese è vasto e diversificato, ma il nostro areale qui di Roma effettivamente ha delle tipicità e delle diversità talmente variegate che effettivamente può essere un territorio di studio evoluto. Ecco, tutti sappiamo che ci troviamo nella paradossale situazione in cui dobbiamo accelerare il deflusso dell'acqua a mare per evitare allagamenti, alluvioni, esondazioni, e allo stesso tempo ci troviamo in un momento di scarsità di disponibilità della risorsa idrica. E vi dico che soprattutto in questo territorio l'agricoltura non era preparata a questa, perché chi viveva all'interno di un'area servita dal consorzio di bonifica non avrebbe mai immaginato di trovarsi senza acqua disponibile per le proprie produzioni. E come è per il Po, insomma, questo è un areale di grande ricchezza, no? La parte nostra sud di Latina, ma soprattutto questa di Maccarese, insomma, carote, agricoltura di grandissimo pregio, territorio di grande ricchezza, che dobbiamo assolutamente preservare. Ecco, allora, quali sono gli elementi? Ve li butto velocissimamente, insomma, per rispetto dei tempi. Io credo che da una parte ci sia questo impegno di fare degli invasi, anche, mi permetto, dei piccoli invasi aziendali, perché ci troviamo in una situazione in cui nelle aree interne, all'interno della singola azienda agricola, io personalmente nel mio piccolo nel 2022 non avevo da dar da bere alle mie vacche. Io ho dovuto portare i serbatoi d'acqua da Tarquinia per abbeverare il bestiame. Questo vale per le vacche, vale per l'agricoltura,
vale per la biodiversità e per tutta la fauna, e forse una parte del problema degli spostamenti, anche degli ungulati che viviamo sul nostro territorio, viene anche da questo, no? Da questi scompensamenti naturali che portano anche la fauna a spostarsi in altre aree del nostro territorio. Quindi credo che questo sia un elemento di grande importanza, l'elemento della biodiversità e della distribuzione di questi anche piccoli invasi, e la politica è chiamata a fare questo, incentivando i PSR, insomma, anche all'interno della singola azienda agricola, al di là del grande progetto, insomma, portato avanti da Coldiretti e da Ambi. Abbiamo il problema degli sfangamenti, lei lo ha menzionato, lo hanno menzionato un po' tutti. Noi nel nostro piccolo abbiamo un invaso alla diga di Canino, è una diga che ha 2 milioni di metri cubi disponibili, è interrata per il 65%, quindi resta 700-800 mila metri cubi, l'acqua non è sufficiente per il sistema irriguo del territorio. Quella è un'area importante per l'olio, per gli asparagi, per le patate. Nel 2022 abbiamo avuto delle difficoltà gigantesche. Questi sono interventi urgenti e di brevissimo periodo, no? Perché poi ci sono interventi di lungo periodo, interventi di medio periodo, ma interventi che si possono fare in brevissimo tempo. Come diceva il direttore, credo che questi siano elementi da fare velocissimamente. Aggiungo l'elemento energetico, perché per noi consorzi bonifiche gestiamo questi spazi, ci troviamo spesso che abbiamo a disposizione uno grosso specchio d'acqua dove potremmo fare tanta energia, ma il nostro consumo è molto lontano da quello specchio d'acqua e quindi non si può fare quella comunità energetica che di fatto esiste, di fatto, perché noi siamo quelli che produciamo, siamo quelli che consumiamo, ma ci troviamo fuori dal contesto locale, e questo è un elemento che secondo me la politica potrebbe aiutare davvero tanto l'agricoltura e la gestione appunto energetica di quelle attività. Sulle dighe c'è un altro tema, almeno questo è quello che riguarda il mio consorzio, di chi è lo specchio d'acqua. Le competenze di chi è lo specchio d'acqua e di chi può fare l'impianto di sopra e chi lo deve autorizzare non è affatto scontato. Una chiarezza in questi termini credo che sarebbe utile a tutti quanti. Un altro elemento che dobbiamo fare, è stato citato, è il riuso delle acque. Noi stiamo facendo un progetto, è stato molto avanzato, con le acque del depuratore di Fregene. È un impianto di Acea eccezionale, veramente l'acqua che ne esce sicuramente migliore dell'acqua del Tevere che noi andiamo a utilizzare per il resto dell'irrigazione. Il tema però della sicurezza è un tema importantissimo per tutto il nostro comparto, noi dobbiamo avere delle garanzie, serve una procedura uguale per tutti nel nostro paese. Ma c'è anche un altro tema, il costo degli impianti per portare quell'acqua agli impianti irrigui, chi lo deve sostenere? Perché l'agricoltura non è in grado di sostenerlo allo stesso, e non si può caricare sull'agricoltore l'utilizzo di quell'acqua, allo stesso tempo non si può caricare sulla collettività, no? Quindi in questo è importante avere un finanziamento statale che agevoli questo processo, perché rischia di diventare un elemento di rottura che non permette un avanzamento doveroso di questo processo. Credo che permetterà grandissimi miglioramenti nel nostro piccolo questo impianto, visto che noi ci troviamo oggi in una situazione non solo che abbiamo bisogno di più acqua perché è più caldo, ma l'abbiamo bisogno per un periodo molto più lungo dell'anno, no? Prima i nostri impianti chiudevano a ottobre, oggi ci chiedono acqua fino a gennaio e febbraio. Allora, nei periodi in cui c'è bisogno di poca acqua ma devono rimanere aperti gli impianti, una risorsa idrica come quella di un depuratore che funziona sempre ed arriva gratis e non la devo pompare, mi permette di mantenere, di fare la manutenzione degli impianti, mi permette di risparmiare energia elettrica, ma questo impianto garantirebbe comunque tutto il consumo idrico durante il periodo di bassa stagione, quindi è una cosa veramente di grandissima importanza. E infine il cuneo salino. Il cuneo salino è il mio incubo peggiore. Nel 2022 ci siamo accorti qua nel Lazio che esisteva un problema che al nord conoscono da tanto tempo. Vi dico che noi preleviamo il 90% della risorsa idrica dei 15.000 ettari del territorio dell'agro romano irrigato. Lo preleviamo a Ponte Galeria, a 14 km dalla foce del Tevere.
avete sentito, sul Po è arrivata a 40 km, immaginate che succede se a luglio, con tutti gli ortaggi e tutte le carote piantate, ci troviamo con un livello di salinità tale. Io sono costretto a chiudere gli impianti per evitare di fare una cartaggine di tutto il territorio. Sarebbe un'apocalisse sotto tutti i punti di vista. Esistono degli impianti che permettono, no, delle paratoie, no, che interrompono il deflusso del cuneo salino. È un intervento, a mio avviso, di un'urgenza assoluta che va spinto in una maniera importantissima. Ci troviamo spesso, come abbiamo detto, a buttare a mare dell'acqua, anche durante la stagione estiva, dell'acqua che avanza dal sistema di drenaggio del territorio, soprattutto nell'areale di Ostia, Fiumicino, di Sala Sacra, perché noi abbiamo pensato bene di costruire sulla foce di un fiume sotto al livello del mare, tanto che siamo l'area a rischio idraulica più alta di tutta Europa. Quest'acqua, su al nord, su in Europa, lo usano per fare dei pozzi bevitori, la immergono in profondità, sempre per evitare, appunto, la penetrazione del cuneo salino in falda. Ecco, io credo che questi piccoli elementi, insieme ovviamente agli investimenti sulla rete idraulica e l'importante ruolo che hanno gli agronomi, sono agronomo pure io, mi piace lanciare una freccia in questo senso, diciamo, la parte agronomica di gestione delle colture, di colture che hanno una resistenza maggiore alla salinità e un'esigenza idrica più bassa, insomma, oltre a una capacità di immagazzinare sostanza organica e quindi acqua nel territorio, avranno un ruolo importantissimo. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie davvero. Adesso sono contenta di lasciare la parola a uno dei colpevoli di questa iniziativa, diciamo, nel senso che Fabio Roggiolani, uno dei promotori, iniziatori, ideatori del festival Eco Futuro, della rete di Eco Futuro, usa raccogliere e promuovere le migliori idee che, come dicevamo prima, coniugano gli altissimi obiettivi che ci diamo contro la crisi climatica e per il rilancio delle nostre economie e la vita serena e salubre nei nostri territori, e fa appunto la collezione di idee intelligenti. E quindi diciamo che a noi piace pensare che poi la politica si metta a disposizione di queste idee intelligenti, ed eccoci qua. Non ti allargare troppo. No, già mi allargo di mio, naturalmente, quindi cercherò di stare basso. Allora, innanzitutto sono felice di esserci, un'iniziativa importantissima. Importantissima, l'abbiamo sentito dalle varie relazioni. Io faccio qualche battuta stupida ogni tanto, ma non è assolutamente, comprendo il disagio profondo. Allora, io chiedo innanzitutto perdono perché da giovane mi sono opposto alla costruzione di un paio di bacini idrici. Ecco, io lo facevo per un buon motivo, ma meno male che abbiamo i bacini idrici, perché sono diventati idroelettrici, perché ci hanno difeso dove c'erano dalle alluvioni e in qualche maniera, e oggi ci difendono dalla siccità. Ci difenderebbero se non fossero pieni di fanghi. Sono pieni di fanghi. La cifra che è stata data dal direttore, dal presidente, era su tutti i bacini in generale. Se andiamo sui 500 bacini più importanti, oggi siamo a 4 miliardi e mezzo di metri cubi di fanghi. Sì, c'è da far partire un video, ma lo faccio partire fra due minuti, così vi faccio vedere gli elementi. 4 miliardi e mezzo. Per farvi capire, nei porti italiani c'è da scavare 70 milioni di metri cubi. 4 miliardi e mezzo significa una strada di un metro, alta un metro, che fa il giro di tutto il mondo, di tutto il pianeta. È una quantità oscena. E io me ne accorsi alcuni anni fa, perché il bacino della Penna, cioè la media quindi dei bacini, sono il 30% del totale è interrito. Siamo tra 13 media dei bacini più grossi, più consistenti. Poi, ovviamente, in montagna se la cavano. Quando sei in pianura, abbiamo sentito ora 65% il bacino di Canino,
Il bacino della Penna lungo l'Arno è interrito per il 120%, cioè ormai dopo il bacino della Penna sta riempiendo di sabbia l'Arno fino alla sorgente progressivamente. È una catastrofe senza pari, tanto più che ovviamente i fiumi e i bacini quando si interriscono hanno un piccolo problema, non depurano più, perché sono i sassi che depurano, se lo interrisci smette di depurare. Ecco perché andrebbe ripresa una ragionevole scavazione di sabbie sui fondi dei fiumi, ovviamente non i disastri, ma con questa tecnologia che poi illustrerò, caro Bratti, aspetta che così ti prepari bene, noi siamo nelle condizioni, faccio una battuta perché sì, in amicizia, non è una persona che stimo da tanti anni, quindi non. Perché il fiume ha smesso di depurare riempiendosi di sabbia, ma non si è riempito, e noi ci siamo resi conto, ci rendemmo conto 20 anni fa con l'ingegner Giovanni Cardinali, lo cito perché è una figura di grande valore della provincia di Arezzo, e la regione toscana su mia iniziativa investì 1 milione per fare le carote alla diga della Penna, le carote, i carotaggi in questo caso, e si spese 1 milione, quindi abbastanza soldi. Ci siamo resi conto che non ci sono mostri, in gran parte sono sabbie e limi che provengono dall'aratura della terra. Questa è anche pubblicità su questo libro, compratelo, bellissimo. Ma al di là di tutto, l'aratura sovvertitrice, quella che rovescia la terra, pensate cosa è successo ora in Piemonte, no? Che dopo un anno di siccità ha fatto il marzo più piovoso della storia del Piemonte. Va bene? Il marzo proprio storico più piovoso. È chiaro che quando è arrivata quell'acqua, tutte le terre che erano arate in maniera sovvertitrice, la sabbia se n'è andata. La terra buona è andata sui fiumi, è andata a riempire i bacini. I bacini italiani quindi sono riempiti d'oro. A parte quello di Arezzo, che c'ha anche l'oro della lavorazione Orafa, ci sono nelle carote 300 milioni di euro di valore di oro nelle pagliuzze, va bene? Quindi è una strana condizione, perché. Ma a parte quello, l'oro dentro i bacini abbiamo. Attenzione, non abbiamo pieni solo i bacini di sabbia, abbiamo i laghi pieni di sabbia. I laghi sono quella roba, ora sarebbe l'ora di far uscire il video. Così ci si rende conto, senza voce si vede mano a mano poi la tecnologia. Ecco, dice io, ecco, la musica la potete togliere per favore. Ecco, la musica e le parole, non importa, basta farla scorrere. Io poi vi illustrerò quando arriviamo al bacino, che è un po' pubblicitario, ma siamo costretti a fare pubblicità perché in Italia abbiamo a disposizione una tecnologia unica a livello mondiale, che tra l'altro ha acquisito anche Fincantieri, quindi che l'ha messa in sonno, devo dire, più che usata. Ha fatto una prima nave, noi eravamo tanto contenti, finalmente si parte, ha pensato bene di metterla, evidentemente la vuole accarezzare, la tiene lì, non lo so qual è l'intenzione. Probabilmente quelli che scavano in altra maniera evidentemente si saranno fatti sentire in maniera piuttosto rumorosa, insomma, non lo so qual è il motivo. Ma questa tecnologia è a disposizione dell'operazione sui bacini interni, che è fondamentale. Quando noi scavammo le carote ci rendemmo conto che non era un problema in sé la sabbia, quello che c'era, ma il problema gravissimo è che se io muovo la sabbia in un bacino, è chiaro che a valle vengono col forcone e con la pala e me la danno in testa, perché ovviamente asfaltiamo tutto il... Ciao Grandelli, che piacere. E noi asfaltiamo a valle un intero fiume, distruggendo la biodiversità. Questa è una cosa che non ci potevamo permettere, tant'è che dopo che facemmo tutto sto lavoro ci bloccammo, perché va bene tutto in politica, ma... come dire, mettere il sapone sulla corda che poi ti impicca non sarebbe stato il caso. Allora, adesso è arrivata questa tecnologia italiana a circuito completamente chiuso. Ne parliamo perché si tratta di una tecnologia che ha 120 brevetti in tutto il mondo e che ci risolve tutti i problemi di cui parliamo, no?
Allora, innanzitutto è un sistema a circuito completamente chiuso. Ecodragaggio si chiama qualcosa che va giù con una pompa, vedi quel punto di presa, ora lo vedete, e in depressione succede che cominciamo a portare via queste sabbie. E con questo sistema nulla intorno si inquina, non avviene il plum, quindi chi è a valle dei bacini non ha problemi particolari. Il tipo di lavorazione fa sì che gran parte di questi materiali, a Ravenna nella prima applicazione concreta su larga scala il 95% di sabbie è diventata subito disponibile per essere riutilizzata sia lungo le spiagge, va bene, noi abbiamo messo a punto una banca delle sabbie che anche ora non siamo mai riusciti a farla partire, ma ci aspettiamo, e la parte inquinata, come vedete, viene raggruppata. Quindi automaticamente questo tipo di dragaggio pulisce subito il prodotto che esce e lo rende disponibile. Per fare che cosa? Hai da fare la sistemazione di una spiaggia? Lo fai scegliendo la granulometria, però. Sbazza di pigliarsi per il culo, scusatela. Se tu rimetti la sabbia fine, è tutto cuci e scuci. Fare e disfare è tutto un lavorare. Invece bisogna mettere la sabbia, quella giusta che va dentro. E questo è il primo utilizzo. Quando sei dentro un bacino interno, con questa nave che può appunto fare questo lavoro, quella sabbia fa l'altro miracolo. Non avremo più bisogno di cave di prestito di sabbia nel nostro paese per sempre, perché la quantità è infinita. Ora, non è che vogliamo far chiudere quelli che vendono la sabbia. Compreranno la sabbia dai bacini, sabbia buona, quindi la fine della distruzione territoriale. E abbiamo scoperto che i limi sono perfetti per ripascere i campi. La partita che si gioca poi va giocata qui, perché se non si smette di arare in maniera sovvertitrice, è chiaro, questo fa parte dell'accordo che è stato firmato a Dubai anche grazie all'ottimo lavoro del professor Corvaro, che come inviato del clima italiano su questa questione ha fatto un miracolo. E che cosa ha fatto sostanzialmente? È riuscito a far firmare a 177 paesi del mondo l'accordo per smettere di utilizzare, la faccio breve, sono cose ben più complesse, l'aratura profonda e usando quella che è l'aratura superficiale, diciamo lo strict tillage. Senti come parlo, cosa è successo? Mi sono allontanato dal microfono. Cioè fare un tipo di aratura, la semina su sodo, che oggi sta cambiando il pianeta. Pensate che oggi il 60% delle terre degli Stati Uniti sono in semina su sodo, quindi non si usa, ho finito, l'aratura profonda. E in questa maniera cosa succede? Se noi togliamo dai bacini le sabbie e i limi che ci sono, è un lavoro titanico, ma costa sempre meno di fare un'altra diga. Mi spiego? Inoltre i piccoli bacini ben vengano, più se ne fa e meglio è, sono utilissimi. Ah, c'è da togliere dai piccoli bacini l'eutrofizzazione di quello che hanno, perché spesso i piccoli bacini sono pieni di alghe, vanno utilizzate. Ma quello che conta è fondamentale, è che noi riusciamo quindi a rimettere in moto il paese utilizzando una ricchezza che abbiamo messo dentro. Più 30% di produzione idroelettrica, più continuità e più sicurezza per il sistema paese. Ovviamente se poi si insiste a arare a coglione, è chiaro che, come si dice, come ho detto prima, fare e disfare è tutto un lavorare. Sarà tempo di fare il cambiamento che si deve. Grazie, scusate. Allora, prima di proseguire, solo una precisazione. Noi siamo tecnologicamente neutri. Qualcuno ha una tecnologia migliore, si faccia avanti, ben venga. Noi abbiamo voluto fare vedere questa, a parte che è italiana, ma per far capire che almeno una soluzione c'è. Qualcun altro ha una tecnologia migliore, benissimo, si metterà a mercato, si faranno le gare d'appalto, eccetera, eccetera. Ribadiamo, noi non abbiamo nulla a che fare con questa società, è solo per far vedere che una soluzione tecnologica c'è, perché poi alla fine uno dice sì, fammi vedere che si può fare, e te l'abbiamo fatto vedere. Quindi se qualcuno ha una soluzione migliore, assolutamente ben venga.
Ok, allora adesso abbiamo i due europarlamentari, la Maria Angela Danzi, che è europarlamentare 5 Stelle appunto da Bruxelles e che è collegata in videochiamata, e poi avremo invece fisicamente la collega Camilla Lauretti, che è del PD. Quindi se riusciamo a stabilire il collegamento con Bruxelles... Io ci so, mi sentite? Perfettamente, forte e chiaro. Vai. Bene. Vi ho ascoltata con interesse, ringrazio molto Gianni Girotto, Annalisa, per questa iniziativa insieme a Fabio Refrigeri e a Gargani, perché ci apre un mondo e anche a profonde riflessioni anche sul piano giuridico e della coesistenza di diritti fondamentali in un momento che ci chiede appunto di lavorare sull'adattamento climatico, sul cambiamento climatico, di avere cura dei nostri territori e di riscoprire risorse che sono a nostra disposizione. Diceva Papa Francesco nel 2018, la civiltà richiede energia, ma l'uso dell'energia non deve distruggere la civiltà. E in dottrina si tende, fra l'altro, giuridica, oggi torna al mio vecchio mestiere, a riconoscere l'accesso all'energia come un diritto fondamentale. La nostra Costituzione, così come modificata, fa rientrare nel novero dei diritti e i principi fondamentali l'ambiente, e nel diritto all'ambiente entra a gamba tesa, diremmo oggi, proprio grazie e soprattutto a causa, diciamo, delle carenze energetiche e della dipendenza energetica, l'uso delle fonti rinnovabili. Ma una fitta rete di interessi che lega l'industria dei combustibili fossili e alla politica, una parte della politica, lo dobbiamo dire senza infingimenti, ai media, impedisce alle persone di comprendere la gravità del riscaldamento globale e quello che produce nell'economia, e soprattutto nell'economia quella che deve salvaguardare un altro diritto, che è quello del diritto all'alimentazione, il diritto delle persone a non soffrire sotto il profilo alimentare. Quindi, fra l'altro, in tutte queste politiche c'è un altro diritto che negli anni ha avuto una prevalenza, che a volte ci espone anche a critiche, soprattutto a chi nel campo della tutela del paesaggio inteso a sé stante e non come quell'elemento invece che deve essere conciliato col diritto alla salute e il diritto a non soffrire di un'altra condizione di cui soffrono oggi 9 milioni di italiani, che è la povertà energetica. Ma come facciamo a tenere sotto il profilo costituzionale, sotto il profilo dei principi, tutto insieme? Perché noi sappiamo che oggi questa maggiore consapevolezza e gli obiettivi che anche l'ONU ci impone, che è quella di arrivare ad avere un'energia pulita a prezzi accessibili, spinge anche e soprattutto noi ce lo auspichiamo verso fonti come quelle relative al fotovoltaico o all'eolico. Eppure queste fonti, qualora riconosciuti, potrebbero andare anche a sopprimere un altro diritto, quello di avere terreni agricoli che devono essere destinati a un'agricoltura che deve appunto garantire il diritto all'alimentazione. E quindi per fare e per trovare, diciamo, una conciliazione fra questi principi e diritti fondamentali che possono apparire contrapposti, la soluzione che ci viene proposta oggi in questo progetto è una soluzione che mette insieme tutto, perché noi riusciremo a non sacrificare terreni agricoli vergini o comunque oggi comunque adibiti
all'agricoltura, utilizzando bacini idrici, manutenendoli per le finalità che hanno proprie di garantire appunto un'agricoltura non mi viene il termine, poter insomma innaffiare tutte quelle culture che lo richiedono, e quindi essere più efficienti sotto il profilo energetico, perché sappiamo, la scienza ci dice, tutte le innovazioni che sono state fatte in tutte le parti del mondo ci dicono che gli impianti sono molto più efficienti se poste su una superficie idrica. E tutto quello che ne possiamo ricavare in termini di remunerabilità ci può servire a fare quelle operazioni di manutenzione, di dragaggio di questi bacini che sono necessarie e che per troppi anni abbiamo trascurato. E quindi sono veramente contenta del fatto che oggi proposte che vengono sia dal mondo ambientale che dal mondo dell'agricoltura trovano in due forze politiche che ritengono che questi diritti fondamentali, questi principi fondamentali devono essere coniugati tra di loro e non andare in contrapposizione, non sia solo l'espressione teorica, ma veda effettivamente delle proposte concrete che possono aiutarci anche a rendere più consapevoli i cittadini che la lotta al cambiamento climatico non è una battaglia che non si potrà vincere, che la possiamo vincere se convintamente agiamo insieme. E insieme a questa battaglia a me piace ricordare qui con simpatia la battaglia che abbiamo fatto nel presentare alcuni emendamenti che per quanto riguarda le norme sul monitoraggio dei suoli, che sono addirittura di arrivo alla plenaria di Strasburgo, prevedevano l'obbligo di chiunque utilizza un terreno a vergine o comunque coltivato nelle pianificazioni territoriali di restituire quelle aree comunque all'agricoltura, in quanto appunto per noi questa attività, se supportata con le misure adeguate, soddisfa e garantisce quello che noi vogliamo che debba essere garantito, che è appunto anche la biodiversità nel suo complesso, e che la tutela di tutte queste situazioni ci porta a garantire e a realizzare quell'approccio One Health che l'Europa vuole, che appunto che la salute è una sola e la salute passa attraverso una sana alimentazione, un ambiente sano, la salute delle persone e garantendo anche il benessere degli animali. E quindi oggi stiamo presentando un progetto che dovrà prendere forma, piede, dovremmo poter comunicare in tutte le forme, perché dà una risposta a tutti gli obiettivi che la comunità internazionale si pone, ma che ogni buon padre di famiglia riconosce come necessari e soprattutto, se saremo in grado di dimostrarlo, raggiungibili. Vi ringrazio. Grazie davvero, tra l'altro abbiamo la stessa spilla, quindi allora, grazie. E adesso invito a parlare appunto Camilla Laureti, che è europarlamentare del PD e anche responsabile in segreteria nazionale dell'agricoltura. Grazie Annalisa, non ho la voce squillante che ho di solito. Grazie Gianni, ha ragione la mia collega Angela quando dice grazie per questa mattinata, perché era importante metterli tutti insieme i punti che abbiamo toccato questa mattina. Ne avete toccati tantissimi, su alcuni dati siamo tutti d'accordo, il più grave è quello, dato che abbiamo
come Italia, ma non solo come Italia, pensate a quello che sta succedendo anche in Spagna rispetto alla siccità, un dato bassissimo della riuscita di conservare l'acqua, 11%, ci ha detto anche Gargano, il presidente dell'ANBI, quando l'acqua c'è, per poterla utilizzare quando l'acqua non c'è. C'è un altro punto che mi ha tanto colpito nella relazione di Bratti invece, che è, lui naturalmente ne parlava come bacino del Po, ma su quei 40 miliardi di metri cubi di acqua, gran parte di quei metri cubi vengono utilizzati per l'agricoltura. Occhio, per l'agricoltura, per il suolo, per la produzione del nostro cibo. Sono la maggior parte, e quella agricoltura dipende sì dall'acqua ma anche dal suolo. Lo abbiamo detto oggi, quanto rischiano i nostri suoli. Abbiamo un dato che ci dice che il 90% dei nostri suoli è a rischio entro il 2050. E da lì dipende moltissimo il lavoro che faremo oggi. Quanto ci vuole per un piano invasi e bacini idrici serio? Lo chiedo a voi che da tempo state dietro a questa materia. 6, 8, 10 anni? E allora dobbiamo cominciare velocemente, perché abbiamo visto nei vostri interventi quali potrebbero essere le conseguenze del non farlo. La segretaria del mio partito lo dice sempre, parliamo sempre dei costi della transizione ecologica, ma oggi a voi la domanda che vi viene in mente non è proprio ma quanto costa non farla questa transizione ecologica, e lo abbiamo visto in tante slide. E allora però, dato che come europarlamentare sono in Commissione Agricoltura, penso che alcuni passi anche il Parlamento europeo li ha fatti, soprattutto nel rapporto tra ambiente, acqua, suolo e agricoltura, e alcuni passi dovrà farli nei prossimi anni. Anche perché c'è qualcuno che invece su questo vuole fare una bella marcia indietro. E penso a tutte quelle misure agroambientali che erano nella nuova politica agricola comune, lo abbiamo visto nelle belle slide che ci ha fatto vedere Bratti, su quel 4% di terreno a riposo, su quella rotazione triennale e su quella diminuzione di pesticidi e fitosanitari che servono al suolo, ma servono anche all'acqua e servono anche alla pulizia di quei bacini idrici dove non c'è solo fango. E allora su questo e dopo questa giornata dobbiamo veramente insistere e lavorare, anche perché noi naturalmente sappiamo che tornare indietro oggi vuol dire che poi dovremmo fare tantissimi passi dopo, e forse questo non ce lo possiamo più permettere, perché quel cambiamento climatico che porta a volte tanta poca acqua, ma a volte tanta e troppa acqua, come abbiamo visto ultimamente in Emilia-Romagna, ma solo per fare l'ultimo dei casi. E quali sono poi le conseguenze di quella troppa acqua? E se ci pensate, la madre di tutte le leggi che abbiamo votato in questi anni in Europa, che ora purtroppo è ferma in Consiglio, è quella legge sul ripristino della natura, che proprio questo lavoro ha tentato di regolamentare e di fare. E allora cito ancora e infine l'Europa, perché lo abbiamo detto tutti, serve un approccio sistemico e serve una programmazione. Solitamente quella programmazione in Europa si fa e si riesce a fare. Se ci pensate, c'è un osservatorio sulla siccità che con un controllo satellitare guarda dove è più a rischio la siccità nei paesi europei e cerca di intervenire, e dal 2007 ci sono politiche che in questa direzione cercano di andare. E allora insieme noi come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e nel Parlamento Europeo su questa direzione non solo dobbiamo stare oggi, ma dobbiamo continuare ad andare. Grazie, davvero grazie a voi. Bene, siamo alla parte finale. Abbiamo con noi il segretario del Partito Democratico, Elie Schlein, che invito a intervenire. La segretaria. La segretaria. Mi metto qua anche io allora. Sì, sì. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie. Grazie anzitutto a,
a Gianni Girotto, ad Annalisa Corrado e a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo momento di riflessione su un tema importante, e voglio ringraziare tutti i relatori che hanno partecipato. Grazie di ricordarmelo. Voglio ringraziarli, voglio partire da due immagini. Una è quella del lago Chad, a cui chi mi conosce qui sa che sono molto affezionata, perché è una storia drammatica che riguarda direttamente noi. È una storia che sembra geograficamente lontana, ma parla di noi, anche delle nostre responsabilità. Il lago Chad è una risorsa naturale di inestimabile valore, incastonata tra alcuni paesi africani, che dal 1962 al 2014 ha visto perdere il 90% della sua estensione, della sua dimensione. Questo per effetto della siccità, dell'emergenza climatica. Prima ho ascoltato Gargano di Anbi dire: è una crisi climatica strutturata, non possiamo parlare più di cambiamenti climatici. Sono pienamente d'accordo, è un'emergenza vera. E non è qui da ieri, è qui da molto tempo. Per effetto della siccità, per effetto dello sfruttamento irriguo, è successo che quel lago si prosciugasse letteralmente, si decimasse nella sua estensione. Questo ha avuto effetti devastanti sulla popolazione che viveva, diciamo, in armonia con l'ecosistema che quel lago garantiva, a partire dall'utilizzo delle acque, ma anche come, diciamo, veicolo di scambi, di commerci, come utilizzo per la piccola agricoltura di sussistenza, per l'allevamento. Questo naturalmente ha a che fare anche con le migrazioni forzate, che sono state per lo più interne in quell'area, però ecco, anzitutto è un'immagine. Ma se pensiamo che quello che sta accadendo è distante, sbagliamo clamorosamente, perché solo un paio di settimane fa mi sono recata a Messina per protestare contro la follia del progetto del ponte di Salvini, e mi hanno raccontato dei 142 comuni che oggi, nel 2024, in Sicilia vivono il razionamento dell'acqua. Allora, questo è il contesto in cui noi ci muoviamo ed è il motivo per cui ci piace mettere insieme le proposte, le idee, il confronto per capire quali soluzioni operative, pratiche. Vedo Roggiolani, è un uomo pragmatico, lo è sempre stato, tante soluzioni, no? Abbiamo visto che si possono mettere in campo se solo ci fosse la visione politica, se ci fosse finalmente una politica che non guarda solo, diciamo, all'hashtag quotidiano, ma che si dà una dimensione lunga, larga, cioè ai prossimi 10, 20, 30 anni, su quello che dobbiamo fare necessariamente, perché quella della crisi climatica è la responsabilità più grande che abbiamo verso le prossime generazioni, se solo ci fossero gli strumenti e le risorse per mettere in campo queste soluzioni. Voi avete parlato oggi di molte questioni, e in particolare di una progettualità che è molto importante. Voglio ringraziare naturalmente Anbi e Coldiretti per averla qui discussa, portata, raccontata. È una soluzione che guarda al fatto che noi sappiamo che recuperiamo solo l'11% delle acque piovane, dell'acqua piovana. Possiamo fare molto di più, possiamo e dobbiamo farlo, vista la scarsità della risorsa idrica in un paese come questo. Possiamo fare di più aumentando quindi la capacità di riserva idrica, possiamo farlo adottando, diciamo, un approccio sistemico, che è un concetto che è tornato in molti degli interventi di questa mattina, possiamo farlo con questo piano di piccoli e medi invasi disseminati sul territorio nazionale, che implicano anche una collaborazione con le imprese agricole, con l'industria, col privato naturalmente, ma che, per cui serve, e questo ci chiedono, un'attenzione delle politiche pubbliche, che non può più aspettare. Non basta nominare un commissario alla siccità senza che dopo un anno e mezzo sia ancora chiaro cosa stia facendo e quali risorse sono in campo, non basta. Prima diceva sempre Gargano una cosa importante: la cultura dell'emergenza in questo paese sembra prevalere sempre sulla cultura della prevenzione. Dobbiamo ribaltare questo paradigma. Questo vale naturalmente per la questione idrica, vale anche in generale sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Continuiamo ad essere un paese che spende almeno 4 volte dopo le emergenze ciò che invece investe in prevenzione del dissesto. Non solo è sbagliato dal punto di vista dei danni alle persone, alle cose, alle infrastrutture, all'agricoltura, è sbagliato anche dal punto di vista del dispendio di risorsa pubblica, banalmente. Sarebbe molto più intelligente, lungimirante ed efficace invertire in questo paese questo rapporto.
Avete parlato di come un progetto come questo, faccio riferimento anche a Bratti, aiuti nella direzione di una rinaturalizzazione. Si è persa un'occasione in Europa, io lo dico con nettezza, si è persa un'occasione perché la direzione era quella. Poi possiamo discutere quante risorse dobbiamo e vogliamo pretendere dall'Unione Europea per mettere in campo queste strategie, per prendere in mano anzitutto le imprese agricole, che non possono essere lasciate sole di fronte alla portata di questi cambiamenti. Ma il punto è il quanto, non il quando, perché sul quando siamo già terribilmente in ritardo e siamo uno dei paesi più a rischio e più esposti agli effetti dell'emergenza climatica. Questo ce lo insegna la frequenza degli eventi estremi, della siccità, delle alluvioni e di tutto quello che abbiamo visto, le grandinate con chicchi grandi, insomma non è un caso, è frutto esattamente di questi processi. Non averne consapevolezza è una grave colpa e noi continuiamo a sollecitare che questo governo abbia molta maggiore attenzione su questi aspetti, perché non l'abbiamo vista fin qua, anzi abbiamo visto un pericoloso approccio di negazione dell'evidenza scientifica di quello che vuol dire per l'Italia stare dentro l'emergenza climatica. Noi, se partiamo da qui, capiamo che questa proposta, che coinvolge i consorzi di bonifica, naturalmente ha anche il pregio, appunto, di non impiegare cemento e consumo di suolo, ma di avere un basso impatto ambientale, di utilizzare la risorsa naturale, diceva prima Bratti, a protezione della biodiversità, che è un altro elemento di strategia fondamentale. Avete anche richiamato la necessità, forse Sacchetti, di un aiuto della politica sullo sviluppo delle comunità energetiche. Io credo che sia un tema fondamentale questo, perché ci racconta un altro modello di sviluppo. La comunità energetica produce una doppia convenienza. Lo fa nel momento in cui, mettendo insieme comuni, associazioni, case popolari, scuole, imprese, riesce a diciamo, far abbassare la bolletta, che è una necessità forte delle famiglie e delle imprese italiane. Abbiamo visto quanto siamo esposti perché ancora troppo dipendenti dalle fonti fossili, quindi abbassiamo le bollette ma al contempo abbassiamo le emissioni climalteranti, oltre a costruire un concetto di comunità che davanti alle grandi sfide non si richiude nell'isolazionismo ma dà una risposta viva, da una risposta comune, insomma, si rende conto che se ci stiamo più vicini riusciamo, insomma, ad aumentare la resilienza dei nostri territori. È una proposta che punta anche a valorizzare il territorio, cioè ad avere una strategia territoriale che tiene insieme acqua, energia e sole. Avete parlato del solare galleggiante. Ecco, il solare galleggiante non solo non occupa un metro quadro di suolo in più, ma è anche un elemento che, diciamo, aiuta a evitare l'evaporazione grazie al raffreddamento dell'acqua e quindi ha una buona efficienza come strumento di produzione di energia. E rispetto a questi 10.000 bacini che si immaginano, si calcola che, insomma, in una buona parte di queste superfici si possa anche produrre energia pulita e rinnovabile. Credo che aiuti anche a puntare all'autosufficienza energetica delle imprese agricole, che è un altro grande obiettivo. Noi durante la discussione sulla manovra presentammo un emendamento che chiedeva, no, di incentivare la posa di pannelli solari sui tetti di tutti gli edifici agricoli, commerciali, industriali, insomma dare un aiuto, un supporto concreto a questa conversione, posto che dobbiamo immaginare una politica industriale che doti questo paese della filiera che serve per sviluppare le rinnovabili. Non sta mica scritto da nessuna parte che l'eccellenza di Catania, è sempre il caso che si cita, rimanga sola, ma sviluppare intorno una filiera, capire quali sono gli investimenti da fare, come attrarre anche investimenti. Insomma, siamo un paese che è sempre stato in grado di dimostrare un'avanguardia dal punto di vista della sua vocazione e tradizione industriale. Se cambiamo paradigma, ci mettiamo alla testa, se continuiamo a guardare all'indietro, ci supereranno altri, lo stanno già facendo, è inutile che ci chiudiamo e ci lamentiamo, non ci porterà ad essere più competitivi e più resilienti rispetto a queste grandi sfide. Ecco, quindi io vi ringrazio perché è un contributo significativo quello che state portando con questa proposta, noi ci mettiamo a disposizione naturalmente per portarla avanti insieme. Credo che bisognerà accendere un faro di consapevolezza perché di questa questione si sta parlando troppo poco e sempre in una chiave emergenziale, quando sappiamo che il legame tra l'acqua, pianeta e l'agricoltura è un legame assolutamente insostenibile. Il settore agricolo ha molto bisogno di acqua, lì bisogna fare un ragionamento su quali investimenti e aiuti tecnologici possono aiutare anche a disperderne di meno. Avete parlato, l'ha fatto anche la collega Danzì, ma l'ha fatto prima
anche qualcun altro in questo momento mi sfugge, sulla importanza della manutenzione. Noi sappiamo che peraltro la nostra rete idrica è e soffre di enorme dispersione, e anche questo è un tema che dobbiamo affrontare seriamente. È vero quello che diceva la collega Danzi, che siamo in ritardo rispetto a questo, no? Non ce lo possiamo più permettere perché la risorsa, ahimè, è scarsa e non possiamo trascurare l'importanza di questa risorsa. Volevo ricordare che è una risorsa importante perché ci sono già 1,5 miliardi di persone nel mondo che vivono in condizioni di stress idrico. Se non ci muoviamo, si calcola che entro il 2030 potrebbe salire questa percentuale al 47% della popolazione. Quindi io credo che dobbiamo mettere tutta la nostra forza e il nostro impegno in questa direzione, sapendo che con intelligenza, con lo studio, il supporto della scienza e con la costruzione di una strategia paese, fatemi dire, nei momenti più difficili noi ci rialziamo non se caliamo le soluzioni dall'alto, ma se creiamo dei contesti di partecipazione. E io vedo questo spunto anche in questo progetto, no? Che è un progetto che mira a piccoli e medi invasi distribuiti nel territorio con il coinvolgimento delle comunità e delle imprese. Cioè questa idea di partecipazione di fondo aumenta la consapevolezza sul problema enorme che stiamo affrontando e quindi anche la possibilità di riuscita di una strategia di politiche pubbliche che mettano le risorse che servono e anche il coraggio che serve. Ecco, non è più il tempo di far mancare quel coraggio, noi siamo felici di mettercelo insieme a voi. Grazie. Va bene, qualcuno direbbe il bello della diretta, l'ultimo intervento, il relatore sta per arrivare, è qui, e quindi siamo stati troppo efficaci nel tagliare gli interventi precedenti, che erano estremamente interessanti, io li ho tagliati per rimanere nei tempi, ma mi dimentico sempre che io sono nordico e quindi di solito sto nel minutaggio e forse in questo caso era meglio allungare un attimo. Comunque è qui, sta arrivando, diciamo che, come avete ben capito, lo sforzo è proprio quello di unire questi due importanti soggetti politici, e nelle riunioni che abbiamo fatto per arrivare a questo punto avevamo già detto chiamiamo a raccolta tutti i soggetti partitici che vorranno starci. Così come è assolutamente evidente che oggi è un momento di inizio che è relativamente facile fare, nei prossimi mesi entriamo nel difficile, entriamo nel concreto, entreremo nel cercare di semplificare e ottimizzare queste procedure che ci sono, che già rendono possibile la realizzazione di alcune best practice, meglio diciamo in italiano buone pratiche, ma che sono ancora estremamente estremamente difficili. Una cosa la volevo precisare ugualmente sul discorso che ha fatto Roggiolani, che ha detto che in moltissime situazioni i terreni e i rifiuti sono diciamo molto naturali, sono molto puliti. Ecco, naturalmente io anche in questo caso specifico tutte le leggi ambientali, tutte le carotizzazioni, tutte le caratterizzazioni di ogni singolo bacino chiaramente andranno fatte. Quindi se abbiamo un bacino in cui l'interrito è ghiaino super ecologico, benissimo. Se abbiamo un bacino in cui, ahimè, ho problematiche di plastiche, di qualsiasi altro materiale inquinante, ovviamente andranno prese tutte le soluzioni del caso, anche se comunque la tecnologia che abbiamo visto come esempio prima è già in grado di bonificare zone estremamente 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 inquinate. Guardo l'ideatore che mi conferma che è così, e quindi anche ancora una volta, insomma, le soluzioni tecniche ci sono. Bene. Annalisa, se vuoi aggiungere qualcosa, perché io, se volete, posso cantarvi qualche cosa, ma direi che sarebbe meglio evitare
sarebbe meglio evitare questo intervento. Chiedo ai collaboratori di Giuseppe Conte cortesemente di sollecitare la sua presenza, perché è l'ultimo intervento e mi hanno garantito che è qui, che sta arrivando, quindi intanto allunghiamo un attimo il brodo. Allunghiamo il brodo, diciamo che potrei dire una cosa molto importante invece a proposito delle battaglie che ci uniscono, che è stata accennata appunto giustamente dalla segretaria Lichlein, che è quella delle bollette, perché il sistema energetico che noi vogliamo smontare, costruendone uno più giusto, tra l'altro capace di costruire la pace, e più pulito, che è quello rinnovabile, il modello fossile ha fallito da tanti punti di vista, ha fallito anche dal punto di vista della capacità di essere sostenibile per le famiglie e per le imprese. E questo l'abbiamo visto nel corso dello scorso anno, molto chiaramente, dell'anno precedente ancora di più, e lo stiamo vedendo, lo stanno vedendo tutti i consumatori che stanno vedendo delle bollette impazzire arrivando nelle loro case, per quanto riguarda la fine della tutela gas, che noi avevamo chiesto di rinviare per averla in un momento in cui il mercato fosse meno in situazione critica, cosa che il governo non ha voluto fare. Stessa cosa sul mercato elettrico, l'andamento delle aste del mercato elettrico ci ha dimostrato quanto con i contratti con cui sono state vinte le aste per le tutele graduali, con un costo molto più basso della tutela, mentre la tutela è più bassa del mercato libero, ci dice che il mercato libero in questo momento è, come dicevamo, come abbiamo sempre detto, preda di grandi speculazioni che ricadono ancora una volta sulle tasche delle cittadine e dei cittadini in modo molto grave. Quindi questo è un altro tema su cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno tenuto una posizione molto chiara e molto netta, e su cui non siamo stati ascoltati, con l'orribile sensazione del cassandrismo, cioè avere ragione e vedere succedere cose che non avremmo mai voluto succedere, visto succedere. Una battuta per drammatizzare, sta arrivando, mi hanno garantito 2 minuti. La segretaria del PD Lichlein ha parlato delle comunità energetiche rinnovabili, io naturalmente dissento, è un argomento che non mi piace, noi del movimento proprio non le vogliamo le comunità energetiche, e direi che fra l'altro abbiamo anche ottenuto il risultato, perché sono passati solo 4 anni e dobbiamo ancora vederli in azione, quindi direi che siamo stati efficaci ed efficienti nel boicottare questo sistema. Battuta a parte, insomma, sta arrivando, per cui adesso ci dirà lui. Gianni, la Danzi, prego. Volevo dire che sulle comunità energetiche tu non hai fatto niente, Dario Tamburano non ha fatto nulla, ma neanche era noi una qui battuta, in Parlamento era una Europeo battuta, lo sappiamo tutti, c'eravamo anche noi, lo sappiamo, ce lo ricordiamo. Sì, Dario, no, ma abbiamo anche fatto un'interrogazione al Parlamento Europeo stanando il fatto che da un anno era fermo il decreto attuativo per farle partire, quindi ci prendiamo anche questo piccolo assolutamente. Sì, approfittiamo che sta veramente arrivando per dire che sicuramente questa analisi è un'altra battaglia che faremo assieme, perché lo ha detto adesso la segretaria, quindi direi che non ci sono discussioni da parte nostra, insomma direi che lo abbiamo detto più e più volte, e io l'ho banalmente, umilmente scritto che comunque ho grosse preoccupazioni sul lato burocratico legislativo, perché qualche esperienza l'abbiamo, che uno strumento anche quando è molto buono ci sono 1000 sistemi per renderlo decisamente odioso, inefficiente e non attuabile. Per cui io ho il vago sospetto che non ci sia una grande volontà politica di portarlo avanti. Come sempre i prossimi mesi saranno decisivi, perché adesso con l'apertura proprio ieri di questi 2 famosi portali... Ma comunque voi farete una penitenza di tutta la portata di oggi?
Ribadiamo, io e l'Annalisa siamo qua con le nostre due deleghe in materia, perché questo dovrebbe essere un primo momento in cui diversi temi li portiamo avanti assieme. Vogliamo buttarci dentro anche Civitavecchia? Buttiamoci dentro anche Civitavecchia, che dovrebbe diventare una buona pratica a livello nazionale. È arrivato. Dov'è? Ma no, Giuseppe. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Benvenuto. Direi che ti conoscono, ma per chi non ti conosce? Girotto è sempre molto preciso. Scusate davvero il ritardo, ma ci tengo a dare anche una testimonianza. Saluto tutti i presenti, saluto Eli Schlein che vedo, Igor Taruffi che dato sta lavorando in questo periodo, anche lui e tutti quanti gli altri ospiti. Ovviamente un ringraziamento a Gianni Girotto e agli altri relatori che hanno contribuito a richiamare l'attenzione su questi temi, su questo, e hanno organizzato questo incontro. Due parole finali, perché qualcuna in più non sarebbe giustificato dato il ritardo. Acqua e sole, un connubio perfetto. Siamo il paese del sole e questa è la nostra più grande risorsa. Un paese che, come il nostro, decidesse di rallentare il percorso verso una produzione di energia da fonti rinnovabili commetterebbe un suicidio. E qui non è un problema di transizione ideologica, come ci viene detto dal governo in corso, che è facile acconiare nuovi slogan anche accattivanti. Non c'è nulla di ideologico in una prospettiva che salvaguarda ovviamente il nostro ambiente, che riduce assolutamente a zero le emissioni climalteranti, che ci dà una prospettiva di vita sostenibile, una migliore qualità di vita. È un approccio ragionevole, concreto, pragmatico, nulla di ideologico. Dobbiamo dire al governo, ogni volta che sentiamo il capo del governo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadire che anziché una transizione ecologica, noi stiamo andando verso una transizione ideologica. Peraltro significa anche isolarsi al contesto dei vincoli, degli accordi internazionali, che ormai ci indirizzano con precisi vincoli giuridici verso politiche energetiche che, mirati a perseguire l'autosufficienza, il processo è ad accelerare il processo di decarbonizzazione. Io dico solo un piccolo dato e mi avvio a conclusione. Oggi, con oltre 12 miliardi di euro di fatturato e quasi 800 imprese che operano nel settore delle rinnovabili, noi abbiamo un asset strategico per l'Italia. Abbiamo, con il governo, in particolare il Conte 2, ma direi anche dato un contributo quando si è insediata la Commissione von der Leyen per il Green Deal europeo. Abbiamo avviato un processo che non dobbiamo interrompere. E noi entro il 2030 potremo allacciare alla rete sino a 85 gigawatt di nuove rinnovabili. Stiamo parlando di oltre 360 miliardi di euro di benefici economici e si calcola in modo ragionevole di 540.000 nuovi posti di lavoro. Quindi è una prospettiva concreta per far crescere l'economia in coniugio con lo sviluppo sociale, perché ormai l'abbiamo compreso tutti che non possiamo mirare solo al PIL, che è un indice economico importante di salute di un paese, ma se questa misura, questo indicatore economico non si coniuga anche a una migliore qualità di vita e a una crescita sostenibile, uno sviluppo sociale nella giusta direzione, si possono creare addirittura, può addirittura succedere quello che sta succedendo nel mondo, che 12 persone assommano in sé la ricchezza di 3,5 miliardi di cittadini, di persone di questo pianeta. E allora dobbiamo anche, è un modo questo per preservare una crescita contro squilibri, contro le diseguaglianze. Io lancio un appello a chiusura di questo incontro. Sono molto preoccupato per quel che sta succedendo in Europa, perché di fronte ai conflitti in corso,
di fronte a prospettive geopolitiche sempre più complesse, si sta reagendo nel modo peggiore. Cioè tutte le risorse che noi avevamo cercato di costruire in direzione di un'Europa solidale, di un'Europa che rafforzasse il pilastro sociale, il pilastro della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica virtuosa, allora tutte queste risorse oggi vengono drenate, ma sono le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, nero su bianco, in prospettiva verranno drenate verso investimenti militari. Quindi dobbiamo opporre la realtà dei fatti al Presidente Giorgia Meloni. Qui non stiamo parlando di transizione ideologica, qui si sta andando verso una transizione militare. La dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze. Dobbiamo dire alla BEI, che al di là di quanto invece è scritto nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, che deve continuare a privilegiare finanziamenti verso le rinnovabili e non verso gli investimenti militari. Dobbiamo dire ai nostri ministri, a cui è stato dato il compito per il prossimo giugno, di portare un piano di finanziamento straordinario per favorire questa corsa al riarmo, che non è così che offriremo una soluzione ai problemi che si stanno incancrenendo della nostra Europa, alla perdita di credibilità, di leadership dell'Unione Europea, investendo in aiuti militari. Noi non siamo contrari alla difesa comune europea. La difesa comune europea è sicuramente un'opportunità che va però costruita, impostata in modo intelligente, come una occasione per razionalizzare la spesa militare, per realizzare economie di scala. Quello che invece stanno perseguendo stanno perseguendo soltanto maggiori investimenti, stanno favorendo la corsa al riarmo e in particolare si stanno concentrando sul Made in Europe, che per carità può aver senso, ma non è quella la difesa comune europea. Tanto è vero che se voi andate a guardare la bussola strategica che dovrebbe veramente costruire le linee strategiche per una reale difesa europea, non c'è quasi nulla. Non c'è quasi nulla, perché se non costruiamo anche una politica comune europea sul piano della politica estera, non potrà mai realmente venire una difesa comune europea. Quindi oggi l'alternativa è seguire le indicazioni di Washington oppure assecondare l'estro del Presidente Macron, che da sempre è stato, come dire, un po' interventista quando ci sono i conflitti, e noi dobbiamo far capire che è sbagliata l'una strada, ma anche la seconda. Grazie. Grazie a tutti, chiedo la cortesia ai relatori di risalire un attimo, che facciamo un paio di foto di gruppo che, come vedete, i giornalisti richiedono, la segretaria Eli Schlein, i relatori per cortesia sul palco. Giuseppe, se ti fermi un attimo, sì, che sì, facciamo qui, due foto di gruppo. Grazie, allora, so che ti ingombrano, ma comunque sono questo, più che altro noi vorremmo avere...